Eccoci qua, allora noi siamo pronti, sono arrivati anche gli ospiti, è arrivato Franco Bechis, il direttore del Tempo con cui facciamo l'apertura, sono arrivati gli ospiti politici che aspettavamo, l'onorevole Bonafè, l'onorevole Galli, sottosegretario allo sviluppo economico, insomma noi siamo pronti, davvero pronti, manca pochissimo e Non mancate va bene, in può italiano, no andare in cinese, italiano. no cinese in Ci italiano, vediamo tra dopo. poco. Lo potete. Pubblico di Tagadà e buon pomeriggio ad Alessio Buon Stinger. pomeriggio. Allora, abbiamo tante cose da raccontarvi, però facciamo così, alziamo lo sguardo e quindi invece di partire dagli gnocchi, perché si sa, giovedì è gnocchi, parliamo di ravioli al vapore. Perché dopo essere stati rassicurati da Mattarella sulla nuova via della seta, noi proviamo a studiare almeno i fondamentali, a portarci avanti col lavoro. E allora vi dico subito che il 2019 è l'anno del cane. Ci siamo entrati in realtà da poco più di un mese. E perché è un anno importante? Perché chiude un ciclo di 12 anni e quindi è un anno nel quale si fanno le grandi pulizie. Bisogna fare spazio per cosa? Per il nuovo che arriva. E vuoi vedere che siamo noi il nuovo della Cina? Con questa domanda facciamo entrare Franco Bechis, direttore del Tempo. Ben trovato, direttore. Come andiamo? Direi bene. Tutto a posto? Sì. Le creature piccole a casa, Quelle noi ci stanno siamo sempre. lasciati che Stanno ormai, Ciaovici sì. era appena praticamente Stanno all'estero. successo. Stanno in pieno Ah, caos Brexit. e a Perché? quanti mesi stiamo? 6 mesi. Beh, 6 mesi con più di ieri, ma è lì in è meraviglioso. E Inghilterra ad come aspettare fa la uno a decisione sulla vivere da Brexit. nonno lontano da una Io creatura di spero che 6 mesi? È la Brexit me li riporta a insopportabile. casa. Ci potrebbero essere dei vantaggi, vedi, dalla Brexit. Senta, lei va spesso al ristorante cinese? No, quasi mai, devo essere E questo sincero. non è buono, deve imparare la Ma lingua, si non mi deve piace preparare. nemmeno tantissimo il cibo Alessio, cinese. vuoi dire qualcosa al dottor Bechis? Ni hao, Franco, ni hao, ma. Vedi che noi ci stiamo, noi stiamo lavorando, ci attrezziamo Mi perché siete siamo fatti portati così, avanti. sempre, noi lo facciamo sempre. Osho però dal suo giornale, le Ha faccio fatto vedere la meglio. vignetta, Sì. sta via della seta sul navigatore, com'è? Non Non c'è ci sta, sta. non No. c'è. Mannaggia, Una prova. di che cosa stiamo parlando? È arrivata la rassicurazione di Mattarella in relazione al memorandum, ma la stiamo trattando con la giusta cautela questa vicenda? Con la giusta prudenza, con la giusta attenzione? Diciamo, forse c'è stata un po' di spensieratezza Iniziale. nell'affrontare la cosa. Poi c'è stato un chi va là da parte degli Stati Uniti, che pur sempre sono i nostri principali alleati internazionali, e poi sembra che stia prendendo il percorso di un accordo commerciale, per quanto importante, come ce ne sono stati però anche tanti altri in questi anni. Ricordo che poi gli sponsor dell'alleanza commerciale con la Cina non sono proprio nomi dell'ultima ora, c'è cioè chi ha guidato l'Associazione Italia-Cina, Giulio Andreotti, credo che ancora oggi sia Cesare Romiti, che diciamo, ha la sua età e la sua storia in questo paese, quindi non è una particolare novità. Questo memorandum era stato firmato comunque da altri 13 paesi europei, forse si è un po' prevenuti sull'Italia, l'Italia certo è un paese un po' più importante di quelli che finora hanno aderito, ma c'era pure il Portogallo, che non è l'ultimo dei paesi europei. Diciamo, chiarito che la leggerezza bisogna lasciarla da parte e che un Bisogna conto è una. guardarla con Sì, attenzione, perché poi tra l'altro ormai Salvini ha il commercio è ribadito, se tutto poi lì non tecnologico. è tutto chiaro, non è tutto Certo, come vogliamo, tecnologia non si accompagna firmiamo. sempre a problemi di sicurezza e quindi bisogna non far entrare nei nostri sistemi Però al momento quello informatici. sarebbe fuori dal memorandum, poi si tratta di Sembra capire. di sì, sembra di sì. Diciamo, non era chiarissimo fino a Allora, qualche giorno la fa. Cina l'abbiamo sistemata. Il calcio, come è messo col calcio? È un appassionato? Io sono juventino, quindi vivo la mia settimana d'oro. Oh, è la settimana di? Come la Ronaldo. vogliamo definire questa settimana? Soddisfazione esagerata? Diciamo una ricompensazione da quel che è accaduto l'anno scorso al contrario, perché Adesso lei, Ronaldo stava cioè, nella squadra di allora, fronte. mi voglio autodenunciare e voglio denunciare pure Orsinger così per No, fai simpatia. bene, No? è Cioè io e giusto. lui non capiamo nulla di calcio, stiamo ancora a capire se il pallone è tondo, cioè siamo a questi livelli qui. Però quello che ho capito io è che Ronaldo, a parte un gesto che io ho visto fare che non mi è sembrato granché Era, diciamo, elegante, una replica
un gesto nei suoi confronti fatto dall'allenatore della squadra avversaria. Non è che l'ha rincorsa al brutto, eh? No, no, però diciamo un po' in mezzo al campo, dopo 90 minuti, scappa qualcosa ma di più. Cioè, non siamo. È il tifoso che parla, non c'è verso. Con quel che ha fatto Ronaldo io perdonerei qualsiasi cosa. Allora, esiste per Mekis un Ronaldo della politica al momento? E se sì, chi è? Allora, facciamo così, le do delle possibilità. Salvini, Di Maio, Conte. Chi si avvicina di più? Quello che sa Ronaldo cambiare il destino della partita. È un giocatore straniero. E quindi la chiudo qui. Noi campioni così non ne avevamo. No. E non ne abbiamo nemmeno in politica. Qualcuno non è che ne vedo nemmeno all'estero tantissimi. In rete? No, certo, ma allora chi vince le elezioni sempre porta il compito suo, deve vincere la partita. Se vince la partita, Salvini in questo momento è un goleador. Non è da tre reti, da remontada, perché non ha ancora quel. Sta vincendo i punti, insomma, non è che sta vincendo per KO. Gli manca ancora qualcosa, in questo momento dipende o da un'alleanza o dall'altra. E si sa che quando dipendi da un'alleanza, poi diciamo ha un gioco più facile oggi che ha pochi voti, ma li fa pesare come se fossero uguali a quelli degli altri, che era un po' quello che faceva Craxi nella Prima Repubblica, no? Aveva il 10%, ma non potevi dire che contasse tanto meno dalla Democrazia Cristiana, perché aveva un bisogno di lui. La stessa cosa però può accadere al contrario, se lui poi ha bisogno di qualche altro alleato, quell'alleato prende un peso diverso, per questo non vuol tornare indietro nel centrodestra. Conte sta giocando una buona partita? Sta crescendo anche in funzione delle difficoltà dei due vicepremier a contenersi l'un l'altro? Ma Conte alla fin fine, quando quei due litigano, deve rappresentare l'unità di quei due, che è il governo. È una persona affabile, a modo, quindi diciamo sa sedere a tavola, sa parlare le lingue. Educato. È molto educato, non ha una grandissima personalità politica, ma in questo lo aiuta. Ha anche una certa simpatia che si è vista, in qualche modo lo ha aiutato nei colloqui internazionali. L'abbiamo visto giocare a biliardo, capendo che non sa giocare a biliardo con, però sembrava con la insegnare May, alla però May. Ha avuto una sua simpatia senza diciamo quella supponenza eccessiva di Renzi, che poi dopo passava dalla simpatia all'eccesso. Invece è una persona misurata, a quello serve in questa fase. È molto gradito dagli italiani, come era molto gradito quando era presidente del Consiglio Gentiloni, come era molto gradito quando era presidente del Consiglio Monti, ma non dà ancora il peso politico specifico. Lei lo sa che Alessio Orsinger la segue su Twitter? Non lo so, però insomma. Lo apprende adesso. Lo prende. Cos'è che aveva detto Mekis, Alessio? In piena bufera TAV, ok, si vota per le europee, per le politiche, governo giallo-verde per la prima volta davvero vicino al capolinea. Non ci sfugge niente. Le chiedo, il prossimo capolinea quand'è? Non lo so, adesso diventa più difficile. Cioè, nel senso che quella è stata un'occasione critica, ho chiesto, quindi diciamo questo veniva da un colloquio privato via SMS con uno dei due protagonisti, diciamola così. E quando mi ha risposto no, è seria, molto seria, perché ho detto è la solita baruffa, o è seria, molto seria, mi è stata risposta è molto seria, più del momento della manina. Accidenti. Ecco, quindi, che pure c'era sembrato abbastanza seria. Perché questo governo si fonda su un rapporto di lealtà tra i due vicepremier, cioè anche di amicizia si diceva, amicizia forse un po' troppo, però anche di affinità, di capacità di risolvere le cose fra di loro. Questi due episodi invece hanno dimostrato altro, se le sono date anche personalmente in questa vicenda, quindi siccome è l'unica cosa che unisce davvero, si rischiava di farla strappare. Adesso il calendario ti dice che non può più strappare, cioè Conte ha trovato quella meravigliosa soluzione giuridica per cui uno farà la sua campagna no TAV per le elezioni regionali piemontesi, che sono quelle che contano per la TAV, l'altro farà la sua campagna sì TAV, e dopo che l'avranno fatta e avranno ottenuto quello che volevano ottenere nelle regionali, uno dei due fregherà il suo elettorato, inevitabile, perché una decisione andrà presa. E uno dei due avrà detto bugie al suo elettorato. Però poi a quel punto
entriamo nel solito tunnel di sempre, che facciamo? Facciamo cadere il governo, si vota a fine luglio, inizi d'agosto, poi inizia, ma c'è la manovra di bilancio, tutta l'Europa che ci guarda, eccetera, non si può sciogliere. Però la manovra di bilancio potrebbe essere invece un tema di accelerazione, nel senso che quella manovra è faticosa. Ma poi chi vince le elezioni se la trova comunque. Però e quindi dire, meglio adesso farla adesso. Dato l'incarico, sì, io diciamo, si chi è sicuro di perderle andare, e quindi più facilmente il Movimento 5 Stelle potrebbe aver qualche vantaggio a far cadere il governo. Però poi magari il Capo dello Stato non li fa cadere. Trova un modo per continuare così, proprio quindi, per insomma, fare vediamo quella manovra. Nulla è scritto. Quella manovra, secondo me, si affronta soltanto con quello che hanno dentro. Cioè devono rompere un tabù, altrimenti andremo avanti vent'anni. La devono far scattare. Fa scattare e cercare di diluire con il loro programma. Cioè, se uno fa una fase di flat tax, dà quella riduzione del carico fiscale che fa sembrare meno pesante l'IVA e trovano le risorse senza partire da meno 25. C'è un dato economico che mi ha colpito, no? Perché ieri sono arrivati i dati INPS e Istat sul salario minimo. E, insomma, sappiamo che Di Maio ha offerto anche al PD, no, quella carta, dice facciamola insieme la battaglia del salario minimo a 9 euro, lì c'è la differenza, uno dice, diciamo, il PD dice netti, loro dicono lordi o viceversa, posso sbagliarmi, però insomma questa è la sostanziale differenza, si parla sempre di 9 euro. Il dato però che colpiva me è che ci sono 3 milioni di persone in Italia che guadagnano meno di 9 euro lorde all'ora, e questo è un tema, no? Perché allora altro che reddito di cittadinanza, altro che quota 100, cioè ci vuole una magia. Perché lavori e sei povero. No, ho capito, però farà specie e fa impressione 9 euro lordi all'ora. E se però uno li moltiplica per 8 e per 24 giorni lavorativi, arriva a 1.400-1.500. E sì, sono più o meno sì, solo quelle, che poi anzi, insomma, 1.600, quasi 1.700. Sempre non li moltiplichi per 8. No, c'è tanta gente che lavora con 800 euro netti al mese, che appunto è meno di 9 euro lordi all'ora. Sì, cioè. No, è così purtroppo. Un ragazzo che inizia a fare un lavoro. Ma infatti quei 3 milioni che sono sotto non li guadagnano 9 euro. Euro. Anzi, no, sono tanti, sono 3 milioni, no, diciamo la stessa cosa. Chieda a qualsiasi giovane che deve iniziare, se lo trova, un lavoro precario, tutto, e se la raggiunge. Quindi paga. Ci vuole una magia per il paese. Ci vuole una magia, però bisogna stare attenti perché ci sono tutti contratti diversi, fatti in maniera diversa, e quindi prima bisogna fare un'analisi su quali sono i principali contratti per poi stabilire qual è la paga realistica, perché tanto tutto quello che imponi per legge non ha molto senso. Uno non tiene più i lavoratori, visto che sono già precari, li lascia a casa, se deve pagare molto di più non ce la farà magari a tenerlo. Senta, noi siamo andati a cercare Di Battista, ho visto che anche lei aveva scritto un editoriale in cui si interrogava su che fine ha fatto, noi siamo andati a cercarlo, abbiamo anche incrociato, poi lo faremo vedere nel corso della puntata. Lei che idea si è fatto? Ha deciso lui? Hanno deciso insieme che era meglio che si prendesse una pausa? Cosa sta succedendo? E che segnale io è? Questo non lo posso sapere, conosco Di Battista e quindi l'ho sentito giusto l'altro ieri, quindi non ho scritto cose, però non vuol parlare in pubblico, quindi diciamo considero privato il colloquio che abbiamo avuto. Sostiene che quello che c'è, però lo sostiene con me, può dirmi anche una bugia, che quello che c'è scritto sui giornali sono tutte cavolate, ecco, mettiamole così, sono fesserie, quindi che non è quindi vero. Motivi privati? No, motivi privati no, ci sono dentro anche dei motivi politici, però sembrano più di riflessione sua che di riflessione imposta. Io credo che sia vero che gli abbiano proposto la candidatura alle europee, che sia genuina la risposta che lui dà, cioè non è il mestiere mio, quello del parlamentare a Strasburgo, poi ci morirebbe, insomma, diciamo lui è un capopiazza, sì. Non è quello il mestiere, stare dietro alla direttiva che dice quanto è lunga la foglia del carciofo, diciamo bisogna essere attrezzati per farlo, lui non mi sembra attrezzatissimo per questo. Le questioni politiche, uno che è eletto nel Movimento 5 Stelle italiano non avrà una cosa determinante di peso nell'Unione Europea, comunque vadano le elezioni, e quindi politica non se ne fa se non appartieni proprio al milieu di chi comanderà in Europa domani. E allora magari valuta sempre due, legittimamente. Lui ha fatto il parlamentare nazionale, può farlo un'altra volta.
Vediamo, perché la regola un po' sta ballando, hanno cominciato dalle regionali, dai comuni, vediamo. Dicendo che in fondo i comuni uno non ci guadagna tanto, cioè non vale il comune. E poi bisogna vedere se appunto si allarga oppure no. Ultima domanda. Ieri c'è stato un vertice che non si può definire vertice, perché era stato annunciato un vertice di centrodestra, poi invece è stato smentito e ci sarebbe stato un vertice, è stato un incontro, diciamo, a casa di Salvini a Roma, dove c'era la Meloni, c'erano quelli di Forza Italia, ma non c'era Berlusconi. I rapporti tra i due al momento, Berlusconi-Salvini? Non saranno idilliaci, non lo sono mai stati. Perché poi ieri mattina Berlusconi, alla una precisa domanda in una trasmissione televisiva, dice, ma Salvini, dice, possiamo passare alla domanda successiva? Diciamo, questo era il clima. Non sono fatti per incontrarsi. Ma perché? Io capisco, c'è anche un dato Salvini, ormai, ma insomma, personale. Berlusconi è stato il fondatore, il leader. Anche si può trattarlo come un nonno. E nemmeno dire, ma tu c'hai il 10%, zitto, perché decide, che è un po' come fa Salvini, no? Cioè, Salvini è, nel suo partito, un leader indiscusso. Sottovoce magari qualcuno fa il consigliere, ma non c'è nessuno che si oppone a Salvini. È abituato a questo clima qui. Avere Berlusconi a bordo, a parte quello che abbiamo detto prima, che uno magari ha il 9-10%, ma se è necessario lo fa pesare di più. Ma poi c'è anche la personalità e la storia di Berlusconi, che sono una cosa ingombrante per uno come Salvini. Ma non per colpa di Berlusconi, perché questa è la storia e questa è la sua personalità. E Berlusconi vorrebbe comandare anche avendo il 9%. Con Salvini è difficile quell'alleanza. E Salvini credo che farebbe qualsiasi cosa piuttosto che tornare indietro nel centrodestra come era. Vediamo come va a finire. Grazie a Franco Bechis, grazie davvero per essere stato con noi. Alessio, mi dici la rete che spunti ci offre oggi? Vi faccio vedere un fotomontaggio cinematografico di una locandina curata dalla pagina Facebook Di Maio che facesse cose. Il tema è sempre la Cina. Questo è Spinoza, eccolo qui. Bruciassi Lee, anziché Bruce Lee, è il protagonista dell'ipotetico film Dalla Cina con furore, riferimento al memorandum che tanto piacerebbe al Movimento 5 Stelle, meno alla Lega. E poi l'abbiamo intravisto, Spinoza, un ipotetico lancio di agenzia, Putin ordina alle radio russe di trasmettere una canzone di Albano ogni tre. Sarebbe la proposta russa rapportata a quella di Morelli della Lega in Italia. Allora, facciamo entrare in studio l'onorevole Simona Bonafede del Partito Democratico. Facciamo entrare l'onorevole Dario Galli, vice ministro dello sviluppo economico della Lega. E facciamo entrare Emiliano Fittipaldi, firma dell'Espresso. Bentrovati tutti. La canzone avete sentita, Garibaldi innamorato? Onorevole Bonafede, l'ha letta la storia della scritta a Roma? Sì. Questa scritta qui, vota Garibaldi, rista numero uno, risale al 1948, ma devo dire risaliva, perché hanno fatto le pulizie, no, mi viene un po' da sorridere perché, diciamo, non gliene va bene una alla Raggi, hanno fatto le pulizie con l'ufficio del decoro urbano e pare che qualcuno, qualche addetto dell'ufficio, non si sia accorto che era scritta storica, era stata anche restaurata recentemente e l'hanno cancellata. Adesso dice che proveranno a rimetterla su. E mi viene da commentare come lei, cioè, se non fosse tragica si potrebbe solo ridere, insomma. Dimmi, Alessio. Osho ironizza su questo poco fa. Roma, il comune fa battere vecchio rudere, ma era il Colosseo. Galli fa un po' sorridere, no? Cioè, è come se ci fosse sempre un po' un'approssimazione. Adesso non vogliamo infierire, però, diciamo, simbolicamente qualcosa racconta, no? No, beh, sto pensando, mi metto nei panni della povera persona che l'ha detto, in buona poveraccio, che è andato lì. Cosa gliene staranno dicendo adesso, per cui no. No, in effetti, sì, questo è proprio veramente un pezzo d'Italia del dopoguerra, che in effetti era anche bello lasciarlo lì, insomma. Prima l'avevano rimessa a posto, adesso hanno detto che proveranno Fittipaldi a restaurarlo. Sì, magari la traccia sotto è rimasta, riescono a ricostruirlo. Vabbè, se
sarebbe un falso storico, è meglio a questo punto cancellarlo, è andata così. La sindaca ha detto testualmente è stato un errore di un addetto. Vabbè, ma certo, insomma, certo, non è colpa della sindaca, possiamo dare a molte colpe, ma non questa. No, però diciamo colpisce che anche quando, cioè che per una volta che funziona il decoro urbano, questo è il senso, va lì e cancella una cosa che era del 1948. È un segno, secondo me, andiamo in pubblicità. E poi vi faccio diventare tutti, come dire, come i bimbi che aspettano le sorprese, perché ho un sacco di sorprese. Siete pronti? Eccoci. Pronti. Andiamo in pubblicità. Eccoci qua di nuovo in studio. Allora, Fittipaldi, parto da lei. Le piacciono le sorprese? Dipende, non a scatola è prudente. Possono essere. Secondo lei questo anche governo quante sorprese ancora ci riserva? Un numero da 1 a 100? 50, mi tengo, non poche. Non poche, ma nemmeno poche. Tantissime. Ma sta facendo poco. Qualcuno dice per fortuna, io dico no, perché mi piacerebbe un governo che facesse un governo completamente bloccato. Le due forze e quindi sono... questo riduce anche le sorprese, però anche l'inattività poi porta automaticamente a sorprese che potrebbero essere non bellissime. Allora, con Maria Grazia Gerina io vi faccio vedere le sorprese nel centrodestra. Galli, è tutto per lei, fatemi vedere. Vado a dirmelo prima. Confermato il vertice del centrodestra? No. Davano per oggi? Ma voi scrivete tante cose che poi non sono né da confermare né da smentire perché non ci sono. Sorpresa, alla fine il vertice negato dal leader della Lega, disertato da Berlusconi che intanto da Milano dava degli scappati di casa ai 5 Stelle, c'è stato. Non a Palazzo Grazioli, ma trasloco simbolicamente rilevante nell'abitazione di fronte, riservata al titolare del Viminale. Clima ottimo, un caffè tra amici, clima ottimo. Un caffè ottimo. Corretto. Con Giorgia Meloni c'era la russa per Forza Italia Antonio Tajani e Licia Ronzulli. Com'è andato l'incontro con il leader del centrodestra? Bellissimo. Ma avete deciso tutti i candidati? No, abbiamo mangiato un sacco di cioccolatine. Prove di centrodestra, trazione leghista, alle prese con la scelta dei candidati per le prossime elezioni comunali ancora in alto mare. E poi ci sono le regionali in Piemonte, la partita più importante che si gioca tra TAV e il partito del PIL. Piemonte? Abbiamo quasi chiuso. Salvini non vuole cedere al candidato di Forza Italia, aspetta il risultato della Basilicata. Anche per questo Berlusconi, relegato al ruolo di alleato locale, tira bordate. Se la prende con Di Maio, ma ce l'ha con la vocazione maggioritaria della Lega di Salvini, che intanto apre un altro fronte con l'alleato di governo. Il 29 marzo a Verona si aprirà il 13° congresso mondiale delle famiglie, tutto in difesa della vita e della famiglia che fu. Una destra che noi non abbiamo conosciuto, né io né lei, nonostante le generazioni siano diverse. Una destra degli sfigati, no, però è una destra che vince. Tra i relatori, i ministri leghisti Fontana e Bussetti, il presidente Zaia e lo stesso vicepremier Salvini. Tra gli sponsor, quello del Ministero della Famiglia. Non darà il patrocinio a questo World Congress Forum? A me risulta che non sia stata neanche inoltrata la domanda di patrocinio, però ho letto solo le agenzie. Il sottosegretario Spadafora, con delega alle pari opportunità, assicura che il patrocinio sarà ritirato, ma intanto campeggia ancora sull'home page del congresso, che conta tra gli invitati anche il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani, uomo forte del PPE, fedele a Berlusconi, ma sempre più vicino a Salvini e attento a tutto ciò che si agita a destra della Lega in Europa. Ieri su Mussolini si esprimeva così. Fino a quando non si è fatto promotore delle leggi razziali, ha fatto delle cose positive per realizzare infrastrutture nel nostro paese. Diciamo che dopo le parole di Tajani c'è stata una certa reazione in Europa, al Parlamento europeo, e sono arrivate le scuse, Alessio? Sì, dopo una mattinata abbastanza complicata. Diciamo che ha specificato, il Presidente del Parlamento europeo si è scusato oggi per le sue parole controverse pronunciate ieri su Benito Mussolini. In quanto antifascista convinto, presento le mie scuse a tutti quelli che si sono potuti offendere per ciò che ho detto. Le mie parole non avevano in alcun modo l'obiettivo per giustificare o minimizzare il regime antidemocratico. Allora, Vice Ministro, da dove vogliamo partire? Io partirei dal congresso per le famiglie tradizionali, com'è che si chiama? Sì, per le famiglie, sulla famiglia.
29 marzo, Salvini ci va Zaia, ci va il ministro Bussetti, ci va il ministro Fontana, Di Maio ha detto che è la destra degli sfigati. Buono, no? Forse è la destra, adesso se degli sfigati non lo so, credo che... Ma lei ci va? Penso proprio di sì, sicuramente un passaggio lo faccio comunque. Credo che Di Maio stesso come persona fisica esiste se c'è stata una famiglia prima di lui, quindi credo, stiamo parlando della naturalità delle cose, quindi ognuno può avere il suo modo di vedere le cose, di declinare la società moderna, le abitudini, i costumi, gli usi, tutte queste cose, però credo che, come dire, dileggiare chi crede in certi valori non mi pare una gran cosa. Mm. E secondo lei Di Maio non ha capito bene il senso del congresso? No, beh, ma Di Maio esprime liberamente le sue opinioni, ci mancherebbe. È chiaro che anche all'interno del Movimento 5 Stelle negli ultimi mesi sono state anche alcune, e poi non si sono di fatto realizzate in nulla, però alcune uscite su alcuni temi che certamente non sono esattamente allineate ai nostri. Io rispetto assolutamente il loro punto di vista, credo che il minimo sindacale sia quello di fare esattamente il reciproco da parte loro. Alessio, mi fai capire, così da far capire anche a casa di cosa stiamo parlando, profilo dei relatori? Sì, innanzitutto viene presentato come una delle più grandi iniziative internazionali che afferma e difende la famiglia naturale come unità fondamentale. Ecco, la famiglia naturale, mi mancava questa... Come unità fondamentale della società. Tre relatori, oltre ai politici che tu hai citato, il Presidente della Repubblica Moldava Igor Dodon, la Segretaria di Stato e Ministra per la Famiglia Ungherese Katalin Novak. Aspetta, Igor Dodon, tanto per dare un'idea di dichiarazioni che sono rimaste, non ho mai promesso di essere il leader dei gay. La segretaria di Stato e ministra per la famiglia ungherese Katalin Novak, il patriarca della Chiesa Cattolica Sira Ignazio Giuseppe III e una presenza molto discussa è quella di Silvana De Mari, una scrittrice che ha usato parole molto dure e molto discutibili nei confronti dell'omosessualità. E poi c'è anche il tema, diciamo, della visione della donna, no? Che emerge chiaramente, c'era stato anche quella cosa per l'8 marzo, quel volantino, sì, sulla donna, l'angelo della popolare, sulla quale Salvini si è espresso immediatamente dicendo che prendeva le distanze dal volantino, dopodiché anche un po' l'immagine e i temi trattati nel congresso fanno pensare ad una idea della donna, vogliamo dire piuttosto tradizionale, onorevole Bonafede? No, leverei il piuttosto e metterei decisamente tradizionale, quello che stiamo dicendo da un po' di tempo a questa parte, che sul piano dei diritti e sul piano dell'autodeterminazione della donna questo governo ci sta facendo fare notevoli passi indietro, ma notevoli passi indietro, perché se è vero quello che ha detto adesso il Vice Ministro, che dobbiamo guardare la società, oggi nella società vediamo che non c'è solo la famiglia tradizionale, vediamo che ci sono tante altre forme di famiglia. Poi lo dice Auna, che ha sostenuto un governo che ha portato avanti la riforma delle unioni civili, quindi è evidente che forse abbiamo due visioni diverse. Ma quello che più mi spaventa è la differenza, ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, anche su questo delicatissimo tema, delle due forze di governo. E siccome poi ci sono da fare dei provvedimenti, ecco, quale linea vincerà, in che direzione non vorrei, si andrà? Appunto, non vorrei che poi no, non sia in solo... questo, diciamo, io ripeto, non a caso sottolineavo ciò che ha detto Di Maio, che faceva riferimento proprio al ruolo della donna, quando dice quello è una destra di sfigati, se il punto è che la donna deve stare a casa. Sì, sì, ma volevo precisare quello che peraltro mi sembrava di aver espresso in maniera chiara qualche minuto fa. Io non ho detto che questa è l'unica società e nemmeno quella unica che, come dire, è vista come visione all'interno della Lega in tutte le sue declinazioni. Ho detto semplicemente che in una società che ormai è complessa, evoluta, ha tanti modi di ragionare su tanti valori, c'è anche chi la pensa in questo modo. C'è anche lo spazio per fare quella riflessione. Ci mancherebbe altro, certo. Esattamente come la stessa validità vale esattamente per gli altri. Non ho il fatto di dire che, come dire, c'è libertà, e ci mancherebbe, per chi la pensa in un certo modo, di manifestare anche con queste iniziative... Esattamente allo stesso modo vale la libertà di tutti quelli che la pensano in maniera assolutamente diversa. Questo Fittibaldi? Mi lascia assolutamente tranquillo da tutti i punti di vista. Poi non ho neanche capito, lei ha capito se c'è o non c'è il patrocinio, perché non si capiva, Spadafora dice di no, però Fontana dice di sì. Io quello che ho capito è che Fontana, che non è un ministro senza portafogli, quindi non può fare nessun patrocinio, dovrebbe passare per Palazzo Chigi, ha dato il logo ministro della famiglia a questa manifestazione. E quindi il logo sta ancora lì sul sito, lo troviamo.
Conte, soprattutto Spadafora, che ricordiamo è sottosegretario della Presidenza del Consiglio per le pari opportunità, la vuole immediatamente levare, non riescono a mettersi d'accordo il Movimento 5 Stelle e Lega nemmeno su questo punto, perché hanno un'idea molto più a sinistra, parte maggioritaria del Movimento 5 Stelle. Rispetto al convegno, il problema non è, io penso che convegni del genere possono anche essere fatti, nel senso che mi fa molto strano che però ci sia un patrocinio del governo, e mi fa molto strano, e questo lo ricordo, che a differenza di molti dei partecipanti sono dei veri e propri omofobi, sono soggetti che non dicono che parliamo soltanto della famiglia tradizionale, quanto è bello il papà, e che sono contro altri diritti che faticosamente in questo paese coppie a Cobaleno sono riuscite a ottenere. E l'opposizione, questo fa parte della storia della destra, allora che leghiamo questa vicenda insieme alle battute che ha fatto Tremende, che ha fatto Tajani ieri in una trasmissione radiofonica, è come se la destra in questo paese, che mi sembra sempre più o meno vedendo i sondaggi in maggioranza, e anche parti centriste della destra come Tajani, stesse preparandosi a spostarsi sempre ancora più a destra, in una destra urbanista, in una destra che a me da progressista mi spaventa e mi fa paura, e che ci riporta secondo me a tempi non felicissimi, molto più poco sviluppati dal punto di vista secondo me culturale. Allora passo ad un'altra sorpresa, così le mettiamo insieme. Una sorpresa, diciamo, è stata per il Movimento 5 Stelle, perlomeno per quelli che hanno votato il Movimento 5 Stelle, vedere scomparire Di Battista. Tutti noi ci siamo chiesti che fine ha fatto Di Battista, lo siamo andati a cercare. Guardate un po' chi l'ha visto, diciamo, una citazione. L'ultima volta che è entrato in questo bar a prendere il caffè? Un mese fa. Però è un po' che non lo vedo nel quartiere. Inizio febbraio dal pediatra. Ma dove andare, da chi l'ha visto per capire dove è finito Di Battista? Chissà veramente. No, non l'ho visto e manco voglio vedere. Non le manca? No. Scomparso dai radar da un mese esatto, da quando di martedì polemizzò con il pubblico per i pochi applausi. Che fine ha fatto Alessandro Di Battista? Lo andiamo a cercare nel suo quartiere Flaminio. Sapete se vive ancora qui in questo palazzo? No, non vive più in questo palazzo, è stato qui per un po' di tempo. No. Sta ancora nel quartiere, vive non nel lo quartiere? So, non lo so. Tu l'hai visto di recente? No, di recente no. E dietro a questo silenzio ci sarebbero diverbi con il capo politico. Di Battista si sarebbe sentito scaricato da Di Maio. Battista le piace politicamente? Ma mi sembra un po' barricatero, insomma, questa è l'impressione che ne ricevo con la storia dei gilet gialli, no? I suoi toni non piacciono alla gente? No, basta Salvini per questo, basta Salvini. Ma adesso Di Maio prova a ricucire, lo vuole candidato alle europee, potrebbe risollevare le sorti del Movimento 5 Stelle? Non credo che Di Battista ce la faccia da solo. Ormai lei li dà per spacciati 5 Stelle. Proviamo a cercarlo ancora. Capiamo che vive ancora nel quartiere. Si è solo trasferito in un altro appartamento. È mai entrato Alessandro Di Battista in questa agenzia? Sì, a parte che passa sempre, nel senso che abita qui, quindi passa con la abita proprio qui accanto, sì. Sì. Non dobbiamo chiamare chi l'ha visto. No, se si vuole accomodare lì lo vede passare. Lo aspettiamo sotto casa, arriva nel tardo pomeriggio. Prima di tutto, se Di Maio ti ha chiesto la candidatura alle europee, se ti sta prestando. Già ho detto che non mi va di rispondervi, per cui rispettate. E due, se non volete rispettare, non siete. È un mese che non twitti. Ma faccio come mi pare, no? Come mai, possiamo chiedere, no. Come mai di questo silenzio? Ragazzi, se qualora io volessi dire delle cose, le scriverei, no? Se non voglio dire delle cose, non vi rispondo. Il silenzio per sapere se vi chiedo delle sue posizioni. E vi chiedo di rispettarmi. Ma si è sentito scaricato da Di Maio? Ho delle questioni mie, punto. Ma rispettate le persone, ho sempre risposto a tutti. Oggi sono comunque un privato cittadino e decido se rispondere o meno, è nel mio diritto. Sto se volete entrare nella macchina. Allora, Di Battista dice: sono un privato cittadino, ho fatto una scelta, non sono più lì. Il punto è se questo significa e cosa significa per il Movimento 5 Stelle, Fittipaldi. Beh, innanzitutto è un privato cittadino, però due mesi fa l'abbiamo visto, no, per un mese e mezzo, esatto. No, ma soprattutto ha fatto una quantità di apparizioni televisive che non ricordavo, sì. Fare, no? È stato invitato dappertutto, ha detto la qualunque, evidentemente quello che ha detto non ha funzionato come, dal punto di vista ovviamente elettorale, politico, come qualcuno all'interno del Movimento 5 Stelle, Di Maio, Casaleggio, Casalino, speravano.
E il fatto che poi diciamo, sia nei sondaggi sia alle regionali il movimento sia andato molto male, perché è andato molto male sia in Abruzzo e soprattutto in Sardegna, ha diciamo, fatto pensare qualcuno, io ci parlo spesso con alcuni esponenti del movimento, che diciamo, quel tono un po' forte, barricadero, lui ha detto, delle cose che però hanno creato enormi problemi alla nostra politica estera, hanno creato problemi al Quirinale, non è che sono soltanto toni che poi non hanno degli effetti, visto che è un importantissimo esponente, non è un privato cittadino, è un importantissimo esponente del primo partito di maggioranza relativa in Italia. Quindi se tu vai a schierarti pro Maduro, no, sulla questione venezuelana, se vai a attaccare Macron dicendo e la Francia nel suo Galli, complesso, voi avete tirato un sospiro di sollievo. Probabilmente sì, perché il franco coloniale ancora chiedo, no, ce lo ricordiamo. Se è vera la descrizione fa Fittivaldi, voi vi siete rasserenati, avete detto vabbè, meno male, un problema in meno. Posso rispondere in maniera istituzionale o meno? Istituzionalmente dico semplicemente che giustamente è un esponente importante, sicuramente adesso non può derubricarsi ovviamente a privato cittadino, perché resta un esponente importante del Movimento 5 Stelle, però giustamente la politica tra virgolette mediatica del movimento la decidono loro, quindi se prima per un po' l'hanno messo fuori anche dal punto di vista mediatico, poi hanno pensato di ritirarlo in casa, di esporlo molto per un periodo iniziale, poi di fatto oscurarlo, avranno fatto i loro ragionamenti. E questa era la parte istituzionale, mi interessa di più l'altra. Gliela dico da. Se vuole la dico io al posto suo. Allora diciamo che la dico io al posto suo. No, la prima osservazione che mi viene da fare è che qui più che toni sono i fatti che preoccupano, perché non è che ha solo detto vive i gilet gialli, cioè è andato in Francia a stringere un'alleanza nemmeno con i gilet gialli in generale, con la parte golpista. Però diciamo, lì la cosa più grave è che c'è andato con Di Maio, casomai. Ma non c'è dubbio, ma non c'è dubbio, ma infatti, ma infatti noi stiamo parlando di Di Battista, devo dire che tutto quello che ha fatto da quando è rientrato in campo, da quando è ridisceso in campo, l'ha fatto non da solo, l'ha fatto sempre insieme a Di Maio, perché l'altra cosa, insomma, abbastanza così sui generis è stato vederli in macchina, con tutte le crisi di industrie che ci sono in Italia, posti di lavoro che saltano, Di Maio e Di Battista insieme venire a Strasburgo per dire peraltro un'ovvietà che sanno tutti, e cioè che la doppia sede del Parlamento europeo costa eccetera eccetera. Dopodiché mi permetta anche di dire che forse i problemi dell'Europa sarebbero anche altri, però io credo che il problema sia un po' più profondo, nel senso che Di Battista, che è sempre stato quello un po' più barricadero, è difficile che oggi riesca a sostenere le posizioni che sta prendendo il governo, perché stanno letteralmente rimangiando tutto quello che hanno detto negli anni passati e fatto negli anni passati. Perché penso Salvini c'è quella famosa vignetta con l'hamburger a forma di 5 stelle, no? Salvini se li mangia giorno dopo giorno, questo dice lei. Loro hanno fatto una campagna elettorale sulle banche, uno dei primi atti che hanno fatto è salvare le banche, come era normale e ovvio che fosse. È la copia e incolla del decreto utilizzato da Gentiloni, copia e incolla dello stesso identico decreto. Ma penso anche un'altra cosa, tutta la vicenda di Ciotti, grida vendetta, uno vale uno, siamo tutti uguali, e poi insomma sulla vicenda di Ciotti hanno un po' svenduto questo, mettiamola così per essere benevoli, hanno un po' svenduto questo principio in favore dell'invece salviamo Salvini perché ci serve salvare il governo. Per cui è evidente che lì c'è un cortocircuito che prima o poi viene fuori, infatti è venuto fuori. Quindi c'è, ragazzi, che vuole replicare qualcosa perché poi facciamo un passaggio ulteriore. Mai diciamo non più di strettissima. Eccolo là, quella era l'immagine a cui facevo riferimento. Perché diciamo c'è questo pericolo qui e quindi forse... No, devono mettere in campo delle cose, ma non va più bene la carta Dibba. Prego. No, molto velocemente, perché ripeto, adesso è un po' uscito dalle cronache, però il discorso delle banche, come è stato chiarito bene un po' di settimane fa quando l'argomento insomma è stato trattato, era abbastanza diverso, perché il governo è entrato prima come garante proprio per evitare che ci fosse il dopo come nei casi precedenti. Quindi sì, mi pare molto, facendo molto un copia e incolla di un decreto del governo precedente, cioè, va bene, sia chiaro, cioè, va bene, facciamo una cosa. Che mi sembra che i disastri precedenti in questo caso non si siano verificati. No, io parlo delle banche, ci siamo meravigliati dell'assenza di Di Battista, di sicuro non ci possiamo lamentare per Salvini, che invece è assai presente. Avrà letto ieri, onorevole Galli, che ha accusato di stare sempre ovunque fuorché dove dovrebbe stare, no?
Ieri c'era questo esame della sua presenza al ministero. Ci dovrebbero anche mettere d'accordo i giornalisti, gli opinionisti o quant'altro. L'esposizione televisiva. No, ma la domanda che le faccio io... No, ma su questa cosa particolare, il ministro non fa il burocrate del ministero, questa è una cosa che deve essere capita da quelli che vanno a vedere quanto è presente Di Maio, quanto è presente Salvini. Il ministro è la persona che dà le direttive, trasforma in qualche modo quello che sono state le promesse elettorali, tra virgolette, attraverso il voto in Parlamento, in fatti concreti, ma deve stare nel paese reale. Il ministro ha tutti i suoi burocrati che siedono fissi alle scrivanie. L'obiezione veniva quindi sollevata lì. Quindi quello di resta un giorno, due giorni, cinque giorni. Fa quello che deve fare. Un ministero assai delicato, quindi o gli altri. Ma mi sembra proprio che in un ministero così delicato le cose le ha risolte. Perché magari succedono delle cose e devi stare lì, questo era il tema. Credo che oggi proprio l'ultimo dei problemi per quanto riguarda la trasmissione di qualunque tipo di informazione, dati, comunicazioni, ordini, qualunque altra cosa, la presenza fisica sia veramente l'ultima delle cose, perché diciamo, sei collegato se sei in tempo reale in Calabria, in magari diventa punto un po' più complicato, no? Cioè, siccome la campagna elettorale sì, ho capito, è anche se fai un comizio in Calabria che è un problema, devi prendere una decisione in quel perché momento, bisogna magari essere è un po' sulla più scrivania complicato. A Roma per decidere no, non una sulla cosa. Scrivania, ma magari credo raggiungi... che dal punto di vista del decisionismo e della capacità di decidere le cose, l'obiezione che veniva sollevata era questa. No, io la metterei così, che va bene che debba stare in mezzo ai problemi e in mezzo alla gente, magari non prendersi una settimana per fare la campagna elettorale in Sardegna, ecco, perché allora lì oggettivamente qualcuno potrebbe aver da dire qualcosa. Agenda del weekend di Salvini, così la commentiamo con Fittipaldi, Alessio? Così tanto per capire che parliamo. È affollatissima tra venerdì, sabato e domenica, pieno di incontri in giro per l'Italia, soprattutto al sud, in Basilicata dove si vota. Queste venerdì ci sono tre eventi per il ministro, si conclude alle 21 a Maratea, cena con i militanti, sabato quasi un impegno ogni ora, sono 6 in tutto gli impegni del ministro, si comincia alle 10 a Lauria, si finisce a Figliano alle 21 con una cena con i militanti e poi domenica 17 marzo inizia alle 9 il primo evento pubblico, un incontro con gli imprenditori, ci sono altri due eventi comizio e poi anche una partecipazione televisiva. Allora, Fittipaldi, la vera domanda è, ci dica il suo segreto Salvini, perché noi siamo invidiosi, io quell'energia lì non ce la potrei mai avere, perché oggettivamente è instancabile. Su questo non c'è dubbio, non so che pozione utilizzi, ma la vogliamo anche noi, vorremmo anche questo noi. È il punto. Non sono d'accordo con nulla di quello che ha detto Galli, da un punto di vista, questa è una cosa che però hanno fatto anche i leader in passato della sinistra, del centrosinistra. Beh, anche Renzi è stato accusato di una eccessiva esposizione. Per non parlare di Berlusconi, no? Che però non stava facendo campagna elettorale, ma lo trovavamo a volte da Messeghei a fare insomma tutt'altro, ed era Presidente del Consiglio, quindi ruolo ancora più importante. Questo problema accade quando politici molto importanti decidono di assumere più ruoli. Lui è il capo politico della Lega, è vice premier e ministro dell'interno. Solo uno di questi fardelli dovrebbe in qualche modo occupargli tutta la giornata. Guarda che tutte e due Di Maio addirittura ha un ministero in più. Beh, oltre a essere il capo politico, e quindi uno dice dall'esterno, per fare bene le cose, infatti secondo me le cose non vengono fatte bene, per fare bene le cose bisognerebbe farne una alla volta. C'è una fame, una bulimia di cariche, di potere, e che poi vediamo alla fine, ovviamente Salvini deve fare, si traduce in giornate, anche perché Salvini non è che la Lega abbia altri bomber dal punto di vista mediatico, nel senso che ci provano quelli del Movimento 5 Stelle, ovviamente, no. A parte i presenti, non era necessario. Lui fa campagne elettorali anche relativamente poco importanti. Immaginiamo, che ne so, uno della vecchia Democrazia Cristiana che andava in Basilicata, in tutti i paesini, a fare 20 minuti di palco e poi un'ora e mezza di selfie, che è la specializzazione di Salvini, con cui riesce ad avere grande simpatia, però è ovviamente con il Ministero cui è degli veramente interni, in contatto no, poi con esatto. I cittadini e con però i temi legati ai cittadini. Questa tendenza alla lunga, secondo me, non è vista positivamente dall'opinione pubblica, perché chiedo non è Galli, seria. Ma come si citava prima Berlusconi, ma le posso aggiungere però solo una domanda? Ieri sera poi, non lo so, come lo vogliamo chiamare? Aperitivo con cioccolatini, ha detto Salvini, insomma, però si sono visti, vi siete visti, Lega, Movimento, Fratelli d'Italia e Forza Italia. La gente no? Si deve parlare. No, cioè. Certo, siccome doveva essere prima un vertice, poi Salvini ha detto anche ai nostri microfoni, no, non c'è nessun vertice, non lo chiamiamo vertice, sì, vi siete visti. Dopodiché in Piemonte non avete deciso nulla,
Ma credo che stiano chiudendo anche perché adesso non manca tantissimo la presentazione delle liste, quindi credo che stiano tirando, perché il diciamo, candidato ultime... lo propone Forza Italia e non piace tanto a Salvini. Beh, tanto per semplificare, per farlo capire a casa. Sì, diciamo che ci sono anche delle cose in più, nel senso che cioè, la politica ovviamente sta mutando molto velocemente, per cui anche le figure che magari storicamente venivano trovate in maniera tradizionale, per cui all'interno del partito, in base all'esperienza personale, eccetera, soprattutto in alcuni passaggi e con le leggi che hanno ormai tanti anni fa fatto la figura del sindaco come direttamente eletto, adesso anche quello del presidente della provincia, della regione direttamente eletto, in qualche modo la figura di questi candidati diventa qualcosa che va al di là degli schemi tradizionali della politica, perché qui c'è la solita diatriba se prendiamo il politico di professione, prendiamo la persona che invece è più rappresentativa della società civile e tutto il resto. Perché non dite che Salvini vuole aspettare? No, volete aspettare in Basilicata. Il risultato della Basilicata, che Forza Italia per poi poter dire sotto scegliamo. Il 5% e scelgono. Questo è così? Cosa ho detto? Io cosa ho detto? Ha detto la stessa cosa, benissimo. Allora, lo abbiamo chiarito. Sorpresa delle sorprese, il reddito di cittadinanza, a lei personalmente piace, onorevole Galli? L'ho letto più volte, allora... Mi dica intanto il titolo, perché le devo far vedere una cosa. Il titolo di che? Cioè, le piace o non le piace? Il reddito di cittadinanza è un'ottima cosa, non lo so, mi dica lei. No, è una cosa che serve, serve un provvedimento in un paese che è passato da 1,5 milioni a 6 milioni di poveri, questo a prescindere. Poi questa cosa si può declinare come intervento in moltissimi modi. E come voi l'avete declinata, perché siete voi il governo? Rispetto all'originale diciamo impianto della reddito di cittadinanza, così come era stato presentato ai 5 Stelle, che ricordiamo era uno dei loro cavalli di battaglia, sì, su cui hanno preso il 32% dei voti, questo non bisogna mai dimenticarlo, con gli aggiustamenti che sono stati fatti, con gli interventi anche di società comunque non necessariamente pubbliche, la possibilità per le aziende eventualmente di avere incentivi, eccetera, come dire, riaggiustato in questa maniera e finalizzato soprattutto al reinserimento del lavoro, ci va bene. Così, insomma, non le dispiace. Prima proprio gli facevo orrore. Galli, adesso non gli dispiace. No, perché vi faccio vedere, sorprese le sorprese, riparto dall'onorevole Bonafè, che a chi piace tanto, tanto, tanto il reddito di cittadinanza, Alessio? Ai conterranei del viceministro Galli, in Lombardia. Vedi come succede? Dopo... E quello poi così capita. Adesso lo vediamo e poi torno da voi. Ho già la risposta da darle, perché... Io del reddito di cittadinanza ne farei a meno se avessi il lavoro, ma purtroppo il lavoro non ce n'è. Ma lei conosce molte persone che stanno richiedendolo qua a Milano? Ce n'è una marea. È la Lombardia, una delle regioni dove sono state presentate più richieste per il reddito di cittadinanza, ma il provvedimento, secondo le previsioni, non avrebbe dovuto fare breccia soprattutto al sud. Per capirlo siamo andati nel principale CAF della CGIL di Milano, dove gli aspiranti beneficiari sono in coda già dalla mattina. Sono disagiata io, ho fatto tutto. Ma Lisa l'ha già fatto? Sì, ho fatto tutto, guarda, non mi sgarra niente a me. Io sto chiedendo l'accesso al reddito di cittadinanza anche per dare una mano ai miei genitori, insomma, per avere una mano anch'io, perché giustamente anch'io vorrei una vita. Adesso sono in disoccupazione, ma blabbadanti ho fatto sempre. Se è possibile, se lo posso fare, lo faccio, ecco. Con un reddito pro capite di 24.000 euro e un tasso di disoccupazione di poco superiore al 6%, la Lombardia è considerata la regione più ricca d'Italia. Eppure, parlando con i responsabili del CAF, lo scenario appare ben diverso. Quello che stiamo notando è che il problema è molto il lavoro che manca. Evidentemente il cliché che a nord volessero la flat tax e a sud il reddito di cittadinanza è solo un cliché. Uno pensa che in realtà sia solo il sud che ha bisogno, invece... No, anche qua. È cambiato tanto. Da quando sono arrivata io, molte cose sono in peggio, diciamo. Una volta si credeva che il nord era ricco, invece bisogna sempre farsi un c***o così per avere qualcosa. Non è che io pretendo. Faccio domande, se accetta, accetta, non accetta, pazienza. Io mi ritrovo un mutuo che devo finire. Adesso mi ritrovo coi debiti e non so come pagarli. Se non ho un lavoro... Ci sono troppe agenzie che hanno le difficoltà di prendere il lavoro oppure magari prendono persone che, tra virgolette, sono raccomandate. Non è vero che è solo per il sud che... Ah va, che sud e nord, siamo tutti umani qua. Siamo tutti umani, onorevole Bonafè. L'Italia del nord, l'Italia del sud, era sbagliata la narrazione?
Ma intanto partirei proprio dal vostro servizio, cioè da quella richiesta di lavoro che in qualche modo tutti gli intervistati pongono manifestano, sì. E manifestano. Infatti è lì che io vedo l'elemento di debolezza di questo strumento, che se ne dica. Cioè che ci sia bisogno oggi di uno strumento che vada a dare una mano alle situazioni di indigenza e di povertà è un dato di fatto, tant'è che anche i governi precedenti, anche il governo Gentiloni aveva messo in campo il reddito di inclusione, esatto, il REI, e dico anche colpevolmente tardi e con poche risorse. Entra il nuovo governo, cancella quello strumento che pure poteva funzionare, perché è chiaro che quello che hanno fatto i predecessori non va bene a prescindere, e il reddito di cittadinanza, legato ai navigator che devono trovare il lavoro, ha tutta una serie di limiti che non lo renderanno uno strumento utilizzabile. E poi manca il lavoro, cioè il dato vero è che manca il lavoro e che la manovra che questo governo ha messo in campo è una manovra che non va a creare situazioni di sviluppo diverse, anzi siamo sostanzialmente in recessione e ne vedremo gli effetti a breve arrivo tempo. Ovviamente dall'onorevole Galli, però prima vorrei passare attraverso Fittipaldi, perché in realtà noi dal 4 marzo che ci raccontiamo l'Italia è divisa in due, un pezzo è giallo, l'altro pezzo è verde, poi blu, insomma a seconda. No? Cioè c'è da una parte il Movimento 5 Stelle che vince al Sud perché vince con la promessa del reddito di cittadinanza, il Nord non è interessato, il Nord ce l'ha a morte con l'idea del reddito di cittadinanza. Ora, è vero che la Lombardia è la regione più popolata in Italia, ma è anche vero che è la più ricca, quindi comunque non ti aspetti che ci sia una risposta di quel tipo, non te l'aspetti in funzione di una narrazione che forse era sbagliata. Ma forse la cosa che colpevolmente anche i media non hanno segnalato è che la Lombardia, dal punto di vista ovviamente della ricchezza PIL pro capite, è la più alta di tutte, ma il costo della vita è altissimo, e quindi anche se il numero di poveri rispetto a ovviamente i dati dell'Istat complessivo e soprattutto al sud, c'è un numero molto consistente di persone che vive a Milano non ce la fa, vive in provincia di Milano che costa troppo e quindi è indigente se non ha un lavoro, e molti, anche se ha una disoccupazione ovviamente molto più bassa, ma all'inizio del programma avete fatto vedere che ci sono lavori che insomma ridicoli, cioè sì, occupati 3 milioni di persone sono occupate ma povere. Ben meno di 9 quindi, euro lordi. Quindi ben venga il reddito di cittadinanza, io l'ho sempre difeso dall'inizio, poteva essere fatto molto meglio, doveva essere fatto molto meglio, potrebbe essere anche in futuro fatto aggiustato. Molto meglio, aggiustato. Sono d'accordo che forse dovremmo fare due cose diverse, cioè una questione è il reddito di cittadinanza legato al lavoro, un'altra questione è l'assistenza, perché ci sono poi soggetti ma che poi ci sono persone poveri, che non potranno essere introdotte esatto, al lavoro esatto, semplicemente perché quindi non possono lavorare. Io sono d'accordo con un'unica cosa con la buona fede, ossia che bisognava tenere e implementare il REI e contemporaneamente fare anche un reddito che poi con reddito e lavoro, no? Ma se non si crea lavoro ovviamente il reddito ministro, difficilmente può funzionare. Che precisazione va fatto? Intanto nessuno ha mai detto che esiste un'Italia senza problemi e un'Italia solo con problemi. Ci mancherebbe altro. Anche responsabilmente noi l'abbiamo raccontata così. Quindi anche dal dato che sia la politica che il mondo dell'informazione. Anche dal dato che avete dato voi, c'è comunque una disoccupazione che più o meno la metà della media nazionale, ma c'è, quindi non è che non esista. Del resto, diciamo, a tanti anni, a furia di spremere il limone, anche il limone resta attaccato poco. Bisogna guardare altro, peraltro il numero, adesso il numero aggiornato ad oggi non ce l'ho, però diciamo il trend ormai è abbastanza consolidato, più o meno le richieste in Lombardia sono equivalenti a quelle della Campania e quelle della Sicilia, con la differenza che la Lombardia ha il doppio di abitanti, quindi in realtà la percentuale è esattamente la metà. Quindi sì, è chiaro che ci sono, però chiaramente sono, ma non è che in Lombardia quindi, cioè, nessuno è disoccupato, non ci sono problemi, ci mancherebbe altro. Sul discorso del reddito di cittadinanza, per completare il discorso di prima, sicuramente diciamo, questo è un avvio per capire anche un attimo come funziona, che effetti, che risultati dà, e quindi sicuramente andrà poi analizzato, valutato e sicuramente migliorato. Sono d'accordo anch'io, questa è una mia opinione personale, ma credo che più o meno ragionandoci sia abbastanza, come dire, ragionevole, che sono due cose diverse, comunque un incentivo al lavoro che va fatto, per alcune persone va benissimo, soprattutto se si fanno entrare nel gioco, perché come dicevo prima anche le società di collocamento private, che ormai sono molto ben organizzate, e soprattutto le aziende nel caso poi intervengono. Però oggettivamente ci sono delle persone che per età, condizioni di salute,
scolarizzazione, professionalità, eccetera, oggettivamente hanno difficoltà anche volendo ad essere inserite. È chiaro che se queste persone non hanno ancora raggiunto l'età da pensione o non ce l'hanno o è troppo bassa, abbiamo due alternative: o facciamo finta che non esistano o da paese responsabile in qualche modo bisogna intervenire. Certo. Però a queste persone voi avete levato i rei. Cioè, questo è il problema, nel senso che ci sono... Ma questo inizialmente fa la stessa funzione. No, però non possono lavorare, per carità. Io credo che l'assenza totale di domanda di lavoro, cioè di richiesta di lavoro, probabilmente questi qua, e quindi assistenzialismo puro. Però nel caso c'è un poveraccio che prima prendeva il REI e che non può lavorare, adesso, entrando nel meccanismo del reddito di cittadinanza, se non lavora... Lo perderebbe. Però probabilmente lì arriva l'aggiustamento, credo che fosse questo. Il meccanismo è tutto molto complicato. Tra l'altro dovrebbe partire tra pochissimo il reddito di cittadinanza, perché il Movimento 5 Stelle voleva che partisse prima delle europee, perché spera di riguadagnare un po' di consenso. Verrà erogato il primo assegno, ad aprile dovrebbero arrivare i primi assegni. E poi bisogna vedere se i finanziamenti, cioè i soldi effettivamente che arriveranno, saranno pari alle promesse che sono state fatte dal governo, perché molti dicono che però sono i vasi comunicanti che quindi al limite coprono i soldi di quota 100 e poi non essendo bassissimi, in realtà personalmente sono più bassi di quanto mi aspettassi, perché alla fine quali sono i numeri reali, che così ce ne abbiamo precisi? Milione, qualche giorno fa. Sì, allora sono 153.000 le domande pervenute a Poste Italiane dal 6 marzo a oggi. La prima è la Campania, seconda la Lombardia con 20.300, poi Sicilia, Lazio e Piemonte. La consulta dei CAF invece hanno calcolato che presso di loro ci sono state circa 300.500 cittadini che hanno fatto richiesta. Primo posto sempre la Campania e poi c'era Lombardia, appunto, quindi che anche in questo caso... Insomma, siamo intorno ai 500.000, come diceva il Vice Ministro. Vi faccio vedere però l'apertura anche di Afposti in questo momento su un altro dossier che rischia di dividere o quantomeno di far discutere in modo animato all'interno del governo. F-35, gli aerei, li vedete anche nella foto, come TAV. Il sì di Salvini, il no dei 5 Stelle, il dossier in mano al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha visto la Ministra della Difesa a Trenta, a giorni pagamenti completati, nei prossimi mesi ricognizione sulle future commesse. Come finisce, onorevole Bonafè? Rinvio. Decidiamo di non decidere. Mi ha levato le parole di bocca, tanto qui tutti i temi più spinosi vengono rimandati a dopo le elezioni europee, però anche qui ho la sensazione che ci troveremo davanti un'altra giravolta da parte del Movimento 5 Stelle, che magari rimandiamo a giugno, F-35, però prima o poi bisognerà prenderla in mano, perché io mi ricordo che tutti i provvedimenti proposti dai 5 Stelle dovevano avere come copertura la vendita degli F-35. Adesso vediamo come andrà a finire, visto come che finire, pare che... Che ci sono degli accordi internazionali. Che li compriamo, però con calma magari, non proprio subito. Sì, in realtà anche i vecchi governi sull'F-35 hanno detto tutto il contrario di tutto. Credo che anche il rapporto, se rimane in piedi questo governo, perché poi è tutto da vedere, se rimane in piedi, anche il rapporto personale tra Conte e Trump, come Conte ha aperto la TAP in 60 secondi rimangiandosi tutte le promesse del Movimento 5 Stelle aveva fatto in Puglia, insomma vedremo la stessa cosa con gli F-35. Andiamo in pubblicità, ringrazio gli ospiti, il Vice Ministro resta con noi, grazie per essere stati qui, noi ci vediamo tra poco, pochissimo, e parliamo dei vostri soldi, della pace fiscale. Qui per la pace fiscale. Anche. Sì. Sì. Salve stralce, sì. Tutti in fila per la pace fiscale. Agli sportelli dell'Agenzia delle Entrate alle 10 del mattino sono stati staccati già 63 numeri e la giornata è ancora lunga. Muniti di cartelle speranze si tenta di rientrare nella misura. Massimo riservo sui numeri. Sono pochi quelli che si raccontano. Rateizzare questa rata qua e hanno detto... Quant'è? Qui dice 3.500 euro. Quest'uomo, ad esempio, è disoccupato e con un debito di poche centinaia di euro. Troppe però per la sua situazione, tanto da sperare, appunto, nella pace fiscale. Se me lo dilazionano in tre rate, togliendo interessi, tutta quella porcheria che ci buttano sopra, sono sempre 150 qualcosa in più in tre rate. Già troppo così per lei? Cioè 150 sì. Non riesco a pagare. Bollette?
sono più che altro per la televisione, la televisione è un po' di bolli. Una pena maggiore l'INPS. Siete qui per tentare... risanare un po' roba vecchia 2015-2016-2017. La misura introdotta dal governo è vista naturalmente come uno spiraglio, tanto da cambiare anche la percezione che si ha del fisco. È ottimo. Cioè, almeno così uno può eliminare tutti i debiti con lo Stato. Che è un fatto positivo il fatto della rottamazione, però le dovrebbero dare più tempo. Si sente tartassato dal fisco oppure il fisco è diventato adesso un po' più amico? Diciamo che adesso è diventato un po' più amico rispetto a prima. È un amico sicuramente. Un po' e un po'. Le attività produttive tartassano ancora. È favorevole a questa sanatoria rispetto a chi invece ha sempre pagato? Mi sembra scorretto. Se il condono è per coloro che non sono riusciti a pagare, è diciamo giusto, perché comunque è un passo sempre verso il contribuente. Sempre contro ogni forma di condono. Eccoci qua, ci hanno raggiunto in studio l'onorevole Francesco Boccia del Partito Democratico, ben trovato. Buonasera. E Monsignor Sigalini, vescovo emerito di Palestrina, ben trovato. Buonasera. È rimasto con noi il viceministro Galli. Allora, Matteo Renzi com'è che diceva che il fisco deve essere un amico e non un avvoltoio? E l'hanno imparato pure Salvini e Di Maio e hanno fatto questa cosa della pace fiscale. Buono, no, Boccia? No, chiedo. Avevamo fatto un congresso, lei ritorna sempre... No, però dico, siccome l'aveva fatto lui prima e adesso l'hanno fatto loro, come vede nulla va perduto, ecco questo volevo dire. Gli spunti uno li recupera. Di futuro. No, allora, battute a parte. No, la rottamazione era stata fatta anche prima e diciamo il servizio era fatto molto bene perché alla fine insomma le battute finali distinguevano due vicende diverse. Una cosa è la gente in difficoltà che ad un certo punto non ce la fa più perché arrivano dei momenti difficili per la famiglia o per la piccola impresa e quei momenti di difficoltà non possono trasformarsi in maggiorazioni, multe, sanzioni, e noi eravamo già intervenuti cancellando le sanzioni e portando alla rottamazione che allora si poteva fare per 18 mesi. Sì. Questa parte di rottamazione, diciamo avvenuta fino a 18 mesi, è stata portata a 5 anni ed è stata sostenuta anche da noi. Noi abbiamo contestato le altre parti. La pace Aspetti fiscale però perché a casa non sanno magari tutti i numeri, no? Prego. Intanto Alessio aiutami. Quanto vale l'evasione fiscale nel paese, che è sempre utile ricordarselo? È lì che volevo andare. Certo. Abbiamo preso i dati arrivati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su stime, perché sempre di stime stiamo parlando. Sì. 255 miliardi di euro di guadagni non dichiarati, evasione fiscale invece considerata in senso più stretto, così come ne ha parlato anche il Ministro Tria, 108 miliardi di euro l'anno di imposte evase, 97 miliardi di tasse e quasi 11 miliardi di contributi previdenziali. Ripartite come? Ripartite allora l'IRPEF 37,8 miliardi, ricordiamo l'imposta sul reddito delle persone fisiche, poi la famosa ormai IVA, l'imposta sul valore aggiunto, quasi 36 miliardi, e poi l'IRAP 8 miliardi, chiudono IMU e TASI 4 miliardi. Benissimo, e allora poi arriva diciamo la pace fiscale. Quanto si recupera con la pace fiscale? Fatemi sentire Tria, il ministro dell'economia. Si segnala che il valore contabile residuo dei crediti che diversi enti hanno affidati è molto alto e complessivamente pari quasi a 800 miliardi di euro. Tuttavia si stima che l'ammontare sul quale si può effettivamente concentrare l'azione di recupero, indipendentemente dall'esito, sia assai più limitato e pari a circa 50 miliardi. Quindi lui dice recuperiamo 50 miliardi. Salvini credo avesse parlato di 400. Quali sono le cifre? Ma quegli 800 di cui si parla proprio è il cumulo di tutto quello che negli ultimi anni, ma molti anni indietro, si è accumulato. Gran parte relativo a soggetti non più esigibili, quindi in realtà sono cifre che contabilmente... Quindi ha ragione Tria, saranno 50 miliardi. Sì, no, quelli che... Non che siano pochi, No, certo, quelli che in qualche modo si possono recuperare, poi la stima è perfetta, credo che nessuno sia in grado di farla, però orientativamente è quella che è stata detta quella Tria. Che diceva Tria. Cioè. Adesso, Monsignor Sigalini, io le chiedo aiuto, no? Perché... Vediamo. A me mi hanno insegnato a casa che le tasse si pagano, che
che la bolletta si paga magari un giorno prima invece che un giorno dopo, che se ti fanno una multa dai le capocciate al muro, però vai e la paghi. Non sei contento, perché le tasse non sono bellissime, però devi pagare, paghi. E quindi ogni volta che sento che c'è quello che è andato in difficoltà, lo dico con il massimo rispetto e l'attenzione dovuta a chi va in difficoltà, però diciamo, penso che il mondo sia fatto di persone che sono in difficoltà, di persone che fanno i furbi, di quelli che non gliene importa niente, cioè il mondo è vario. E quindi penso che persino chi sta in difficoltà, quindi prendo il caso più difficile, se ci sono due persone in difficoltà e una ha evitato di comprarsi la macchina perché ha pagato gli impiegati, certo, e poi non ha potuto pagare le tasse, una è stata costretta a chiudere la propria impresa perché ha pagato fino all'ultimo, e un altro invece non ha pagato e l'impresa è ancora aperta, e beh, insomma, un po' ha vinto quello che ha fatto più il furbo. Allora, quanto i condoni, che non dobbiamo chiamare condoni, ma che sono condoni fiscali, quanto ci danno il cattivo esempio? Questo le voglio chiedere. Ma io credo che l'intenzione sia buona, perché si vuol venire incontro a chi veramente è soffocato da questa serie di tasse. Perché io ho cominciato soltanto adesso a preoccuparmi di me, perché prima ero dipendente, diciamo così, adesso dovevo pagare io la bolletta del gas, poi devo... Ha entrato nel magico mondo delle tasse. Bellissimo, bellissimo. Ha capito quella roba là di agenzia d'entrata, ce lo faccio vedere ogni tanto che ci conforta. quella. e quindi... Arrivano delle multe non pagate da un po' di tempo, che cioè, avevo prestato la macchina a uno, mi ha fatto un sacco di multe, mi arrivano adesso e devi pagarle. Vabbè. Capisco, allora, cerchi, no, perché ti presti la macchina a qualcuno e fa finta di niente. E poi ti arriva sto regalo poi arriva il regalo, poi sì, non paga il bullo, ma sembrava che te l'avessi venduta, pagavi tu il passaggio, no, non l'ho ancora fatto. Vabbè, insomma, sono cose che capitano. Esperienze terribili, però, Sigalini. Ecco, quindi allora, un pezzo della vita di Sigalini. C'è da tener conto che molti vengono aggrediti anche perché non conoscono bene tutte le realtà, e allora questi qui bisogna veramente aiutarli, tutorarli e aiutarli, cioè occorre qualcuno che li aiuta a pagare le bollette, ad essere preciso, eccetera, eccetera, e che poi, per esempio, la prima cosa da fare, che secondo me è normale, allunghiamo i tempi del pagamento. Ho visto che la rateizzazione è 5 anni, l'ha votata anche il PD, boccia pure, diceva... Quella è una roba che va incontro alle persone in difficoltà e ti consente anche di pagare, perché il rischio sarebbe che quelle persone non pagano semplicemente. Sì, perché noi... Quindi diciamo, quello conviene anche a noi, che magari le tasse abbiamo sempre pagate, per evitare di pagarne di più. Esatto. Quello va bene. Io ho fatto anche dei microcrediti tante volte nella mia diocesi, e a un certo punto ti do 2.000 euro, se ti domando 200 al mese sicuramente non me li dai. Me ne dai 50, io aspetto, non ho problemi, perché li ho dedicati a chi non ha i soldi questi. Però arrivano, c'è una specie di controllo e quindi si fanno. E questa è la parte, diciamo, sulla quale più o meno siamo tutti d'accordo. Quelli che sono maggiormente in difficoltà, facciamogli il massimo della rateizzazione. Dopodiché, qual è quella invece che qualche dubbio lo ingenera, boccia? Sono quelli che evadono, eludono. Se fate rivedere... Facciamo rivedere la lista della spesa lì. La lista delle imposte evase. Guardate l'IVA. L'IVA... 35 miliardi e 7, qui ci sono, qui c'è l'IVA evasa dai piccoli, ma c'è tanta IVA evasa dai grandi, che con le matriosche societarie, e ti dicono che loro l'IVA non devono pagarla. E noi che favori gli abbiamo fatto? I giganti del web sono tra questi, tra le principali inchieste della Procura di Milano, ci sono le principali multinazionali del web. Io sollecito da tempo il Parlamento a normare, ma ho la sensazione che ci siano alcuni partiti che da un orecchio questa cosa gli entra e dall'altro gli esce, e, diciamo, uno di questi è alleato del vice ministro Galli. Io ci dialogo quando parlano di misure di contrasto alla povertà e ci litigo quando parlo di tasse che le multinazionali devono pagare, ma evidentemente non è d'accordo Casaleggio, non sono d'accordo parte della maggioranza a cui fa riferimento Galli. Devo dire che anche la Lega, quando noi incalziamo su questi temi, gira la testa all'altra parte. Sull'IVA io vorrei delle risposte. Come? Devo dire, IRAP e IRPEF non vengono pagati dai furbi, perché i lavoratori dipendenti, penso, oppure i professionisti che hanno uno studio fisico e glielo puoi aggredire, l'IRAP la pagano. I lavoratori dipendenti, l'IRPEF la pagano. I pensionati, l'IRPEF la pagano. Non è che il paese
può erogare servizi alla scuola, sulla sicurezza, sui trasporti, con le tasse che pagano i lavoratori dipendenti, perché non funziona così. Ma noi il favore a quelli che non pagano l'IVA, a quelli che non pagano l'IVA. E non glielo possiamo fare. Come glielo abbiamo fatto attualmente con la pace fiscale? Consentendogli di sanare quello che non avevano pagato. Una cosa è ratizzare, ed è il tema di prima. Esatto. Un'altra, chi non aveva mai pagato, ad un certo punto ha potuto sanare addirittura... Che quelli anche, che pagano si sentono un po' stupidi. Anche chi aveva emesso fatture false, della cosa che ha fatto incazzare alcuni tra noi. E allora, vice mi scuserà per un termine incazzare, ma è un po' di più di arrabbiare. Un po' di più di arrabbiare. Prego, sembra che il provvedimento finale sia molto diverso da come era stato ipotizzato. Peraltro l'ipotesi iniziale non era tanto per favorire l'uno o gli altri, ma aveva due finalità principali. La prima, ragionevole, diciamo al di là di tutto, cerchiamo di capire perché una quantità importante di soldi non la si riesce a incassare e cerchiamo di capire, al di là di altri ragionamenti di qualunque tipo, come fare comunque per portarcene a casa almeno una parte. L'altra parte è quella di andare incontro alle persone che hanno oggettivamente difficoltà. Quindi in questo senso si sono fatte poi le due cose. Quella di riprendere in qualche modo la possibilità, che vuol dire qui c'è poco da inventare, in qualche modo era già stata fatta anche negli anni precedenti, è stata ripresa, sono allungati i termini, ma soprattutto si è allungato il termine, perché ricordiamo che nella precedente rottamazione si pagava in un anno e mezzo, ma il grosso si pagava praticamente nei primi mesi, quindi è stata più un'operazione di cassa per lo Stato, però sono stati bravi a farlo, va bene, mentre la nostra distribuita in 5 anni oggettivamente per cercare di recuperare senza come dire, strozzare le persone. Quella... Il vero condono, tra virgolette, è solo quello delle bollette al di sotto dei 1000 euro e che hanno comunque un certo numero di anni di anzianità, diciamo, alle spalle. Che però non credo sia la fattispecie a cui fa riferimento. Per le quali, in sostanza, si è fatto un ragionamento molto semplice. Costa di più come dire, il recupero che non il recupero effettivo. Per quanto riguarda gli altri, alla fine di tutte le ipotesi iniziali non è rimasto praticamente niente. Per cui alla fine oggi... di condono vero sulle grandi cifre di cui si parlava all'inizio, praticamente non è rimasto nulla, per cui non c'è questa possibilità di recuperare cose che non hai fatto. Adesso abbiamo un cartello che ci dice i vari capitoli della pace fiscale, così ci rinfreschiamo la memoria. Saldo e stralcio cartelle fino a 1000 euro per debiti dal 2000 al 2010. E questo è quello che ci ricordava il viceministro. Rottamazione ter per le cartelle dal 2000 al 2017. Questo è l'allungamento fino a 5 anni. Esatto. Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, tributarie, sanatoria per omessi versamenti, fatturazione elettronica obbligatoria. Allora, le ultime due, scusa la fatturazione elettronica, mi sembrano quelle cui fa riferimento Boccia, certo. No? Lì stiamo parlando del fatto che io mi sento un po' stupida se poi quello che, diciamo, omette i versamenti viene sanato, io dico ma perché dovrei. Sì, però sono due cose diverse. Sulle liti fiscali, voglio dire, si è semplificato il procedimento per cercare anche lì di velocizzarlo e recuperare. Togliendo le more? No, si è cambiata un po' la regola rispetto, per dire, alla modalità, al primo grado, al secondo grado, quindi si è agevolato. Peraltro, per dire, neanche così, perché se al primo grado, per esempio, ti danno ragione, per chiuderlo devi comunque pagare una parte lo stesso. Comunque rispetto a prima si è un attimo semplificato. La sanatoria per omessi versamenti non è che sia una sanatoria, cioè praticamente sono persone che si autodenunciano e vogliono sanare qualcosa che hanno fatto prima. E l'alternativa è che non avrebbero fatto nulla, cioè intendiamoci. L'alternativa è che anche li becchi però, no? No, questi sono controlli, li trovi. No, se li becchi entri nelle liti fiscali, che è una cosa diversa. No, ho capito, dico, ma l'alternativa che c'era prima della sanatoria non era che certamente non ce li avevi quei soldi, era che se facevi i controlli e li beccavi prendevi tutto quello che dovevi prendere. Ma difatti la sanatoria vuol dire che sani che non paghi. Vuol dire che ti autodenunci e hai lo sconto. È un incentivo a fare emergere. E quindi io mi sento cretina che lo faccio, diciamo. No, quello è il dato che dà fastidio. Allora, quello può essere l'altra faccia della medaglia. E magari non lo scoprirò mai. Esatto, che riporti a casa soldi che alla fine, anche a chi ha pagato, come diceva lei prima, però alla fine sono soldi che altrimenti avrebbero continuato a pagare. Quindi non stiamo facendo un giudizio morale, ma una cosa estremamente pragmatica. Io dico semplicemente ci sarà anche un dato pragmatico, cioè un qualcosa che infastidisce chi poi le cose le fa come le deve fare, diciamo. E la domanda delle domande rimane la solita, diciamo.
Le tasse sono troppo alte perché ci sono troppi evasori, oppure la gente evade perché le tasse sono troppo alte? Meglio la seconda. Però io volevo dire un'altra cosetta rispetto a quello che si diceva prima. È chiaro che ci sono dei torti verso qualcuno, che è sempre brutto fare dei torti. Ma io fondo l'idea che io pago le tasse, vado in giro a testa alta, non me ne frega niente di nessuno, perché le posso pagare. Se gli altri rubano, dovranno confessarsi, dico io. Ho capito, lei c'ha questa cosa del perdono, no, però, ma scusi, è il mestiere suo, diciamo. No. Io non faccio quel mestiere lì. No, non volevo dire in questo senso. Volevo dire che occorre una dignità di colui che paga. No, ma certo. No? La dignità, la sua dignità dipende da chi non paga. Certo. No? Questo è, quindi io sono onesto, voglio essere onesto. Però c'è anche un tipo di messaggio che tu passi al cittadino, no? Certo. Il tipo di messaggio è che se tu ti comporti bene, esatto. Certo che tu ti comporti bene perché così senti di fare. Però se passa il messaggio che pure se non ti comporti bene poi ti facciamo una sanatoria, per me è diverso il discorso. Possiamo fare in maniera diversa. Facciamolo. Per esempio, quando tu hai delle persone che ti debbono qualcosa e a un certo punto magari hai applicato la legge in maniera così stretta, andiamo a patti, vediamo cosa puoi darmi tu, cosa posso darti io. O io ti do qualche permesso, mi dai qualche soldo di meno, ma alla luce del sole evidentemente, no? Lo fanno già i comuni questo, per sanare certe situazioni, dicono ti do il permesso di costruire là, no? Cioè questi modi di fare con chi ha i debiti, mi pare che sia onesto, se è alla luce del sole. Voglio sentire Boccia, nel frattempo vi mettete pagina 21 del contratto di governo. No, il nodo vero, rispetto alla sanatoria per omessi versamenti, noi dobbiamo decidere che rapporto costruire tra lo Stato e i cittadini. Esatto. Che le tasse vadano abbassate, siamo tutti d'accordo, ma imposte dovute, il nodo è: tu ti confessi con lo Stato perché decidi di rispettare lo Stato, perché l'alternativa è andare dentro, o ti confessi perché ti conviene, perché io ti faccio uno sconto? Perché il problema è che se ti confessi perché ti conviene, perché ti faccio uno sconto, tutti gli altri passa per fessi. E questo è certamente un tema. Anche perché pagina 21, contratto per il governo del cambiamento, c'era un tema, no? Cioè si diceva, noi poi facciamo anche la pace fiscale, noi cerchiamo di andare incontro a quelli che stanno però in difficoltà, ma attenzione, perché poi quello che fa il furbo e che è il grande evasore, noi lo prendiamo, lo mettiamo in galera e buttiamo la chiave. Pace fiscale l'abbiamo vista, vice ministro. Di questa cosa qua non c'è traccia. Avevamo pensato ad un certo punto che quando è stata fatta lo spazzacorrotti, avevamo pensato che fosse lì dentro. Lì dentro non c'era, si è detto arriverà con un altro decreto. Mi dica la data. No, queste sono delle cose, credo che anche sui giornali in queste settimane è cominciato a uscire qualcosa. È una delle cose su cui sicuramente con i prossimi passaggi normativi di carattere fiscale comunque verrà preso in considerazione e più o meno si seguirà quello che era stato inteso come programma di governo. Però anche qui precisiamo, per esempio, farlo insieme uno dava un segnale forte, no? Precisiamo anche bene cosa si intende per evasore. Cioè l'evasore è quello che effettivamente fa un'attività nascosta e quindi per dire ha un'utilità da questa sua attività che proprio cerca di non far evidenziare. Quindi proprio ha un'utilità che è, come dire, buia da qualunque punto di vista. Altra cosa sono quelli che fanno le cose in regola e poi hanno difficoltà a riuscire ad ottemperare a tutti gli obblighi, anche se sanno che lo devono fare, magari lo fanno nel tempo pagando interessi e sanzioni. Sì, diciamo che quelli delle sanzioni sono quelli che non hanno fatto le cose in regola, poi esistono. Sono i pentiti dell'evasione. No, quello è un'altra cosa ancora. Quelli della sanatoria sono i pentiti, cioè sono quelli che non avevano detto niente e poi dicono, quindi sono evasori, come li vuoi chiamare. Lì si può scegliere, allora, si può scegliere se non fare nulla, per dire, e cercare più o meno di andarle a individuare oppure incentivare, come peraltro anche i governi precedenti hanno fatto con i vari rientri degli scudi fiscali, eccetera, è la stessa cosa, no? Certo. Però prima andava bene. Ricordo poi ci sono anche le altre cose. Io personalmente non apprezzavo neanche quello. Nemmeno io. Mi pare che l'avete fatta voi, no? Ho capito. Dopo tirarsi fuori sono bravi tutti. No, ma noi si tirava fuori già all'epoca, diciamo. Va bene, allora, onore a Boccia. Onore a Boccia. Va bene.
Detto questa cosa, poi ci sono altre cose che anche qui vorrei capire se sono giuste o meno, però la logica è stata la stessa di dire altrimenti non vengono da noi, che è sempre stato fatto dai governi precedenti. Per esempio, i grandi calciatori stranieri che vengono pagano 100.000 euro all'anno, anche se hanno un contratto da 40 milioni. Anche questo al cittadino normale è una cosa che può far piacere oppure no, però questa è stata fatta dai governi precedenti senza grandi clamori. E perché è stato fatto? Perché è giusto? No, perché hanno detto, perché se non facciamo così non vengono. Sì, e allora quando vale l'autorità da una parte vale e dall'altra però, no. Quindi a questo punto bisogna decidere quando si amministra se bisogna portare a casa il risultato oppure bisogna stare solo sulla linea. Io sono totalmente d'accordo con lei, bisogna capire qual è la linea, siccome io tendo a fidarmi, pur sapendo che le campagne elettorali sono campagne elettorali, però dico, se uno fa un messaggio, dà un messaggio così forte... Ma siamo qui da 10 mesi, non siamo qui da 10 anni, una cosa alla volta si faranno. E poi le fa insieme perché quello è un messaggio forte, quell'altro è un messaggio molto. Bisogna che evitare di arrivare agli eccessi dove perdi... Perché si fa tutto questo sforzo di capire l'evasione fiscale, recuperiamo i soldi, facciamo la pace fiscale? Perché, insomma, oggettivamente abbiamo bisogno di trovare i soldi un po' dove possiamo, no? E allora c'è chi dice tassiamo la prostituzione. Oddio. Noi siamo andati a... Sì, Gallino, faccia così. E ancora non ha visto. E ancora non ha visto niente. Noi siamo andati a fare due conticini. Servizio? Vi ricordate la casa chiusa in Austria al confine con l'Italia dove entrammo 2 anni fa? Tutte le targhe sono italiane. C'è questa macchina qui e anche... quest'altra targa è una targa italiana. Noi oggi ci stiamo tornando, ma questa volta abbiamo portato qualcuno. Mi chiamo Filippo Doro e faccio il commercialista. In Italia si stimano 70.000 prostitute per un giro d'affari di 25 miliardi di euro. Con il nostro esperto proveremo a fare un gioco, calcolare il gettito fiscale per l'Italia se riaprissero le case chiuse. L'ingresso costa 85 euro al giorno. Quanti clienti avete ogni giorno? 250-300. Ne siamo aperti tutti i giorni dell'anno tranne il 24 di dicembre. Ogni anno quanto fatturate? Sicuramente sui 10 e oltre. Oltre 10 milioni di euro. Se questo posto fosse in Italia, quanti soldi finirebbero nel fisco italiano? A livello di IVA entrerebbero nelle casse dello Stato 2.640.000 euro. Quante ragazze lavorano qui? Abbiamo 100 ragazze. Così come fanno i clienti, anche le ragazze pagano l'ingresso al locale. Una parte di queste, cioè 25 euro, noi dobbiamo versare lo Stato per loro. Del resto, quello che guadagnano non è verificabile. Non rilasci al cliente una ricevuta fiscale tu o una fattura? No, mai. Quanto guadagni ogni giorno? Possono essere 150 o può essere un po' di più. 500 e al massimo 300, 350. I tuoi clienti sono italiani? 90% italiani, sì. Quanto finirebbe nelle casse del fisco italiano se lei lavorasse in Italia? Intorno ai 50.000 euro. L'anno. Se esercitassero in Italia da libere professioniste, dovrebbero rilasciare fattura o ricevuta fiscale. E noi proviamo a tirare le somme. Tenendo conto dei dati raccolti e del numero delle prostitute stimate in Italia, si otterrebbe un introito delle casse dello Stato pari a 161.122.500 euro annui. Vorrei sottolineare che il 24 dicembre stanno chiusi. Sì, perché vanno a messa e si ringraziano. No, è una cosa... Vanno a farla... sottolineare questa cosa e so che lei ci tiene. Vanno a fare la doccia per il giorno dopo, che è a messa. Vabbè. Allora, la vigilia di Natale ricapitoliamo. Sì. La Lega ha presentato a firma di Gianfranco Rufa una proposta di legge per tassare la prostituzione. Ora... se dovesse passare, il calcolo che abbiamo provato a fare è il seguente. In Italia si stima che vi siano 70.000 prostitute. Un ipotetico gettito fiscale equivale a... perché mi mettete... no, 70.000 sono le prostitute, già detto. Vediamo il gettito fiscale. Eccolo qua, c'è 661.122.500 euro l'anno. Galli, sono soldi, eh? Sì, ma mi sembra sbagliato il calcolo, però, perché... Aia,
70.000 per fare 161 milioni sono solo 2.300 euro per prostituta, mi pare poco, all'anno. Mancano zero, li credo. Rifate i conti, abbiamo fatto una brutta figura, cioè non si fa così. Sì, ma no, ci abbiamo magari, messo tre giorni a fare sti conti. Per 161 milioni andate a sputtanarvi così, ma non avete mica vergogna. Che direi, dice la parola, direi, diciamo, sì, derivata già, da proprio dal mestiere. Mi no? Magari la chiesa questa. Ma magari gli uffici. Ma si può, dai, andiamo a... Gli uffici. No, allora, non le piace, però diciamo, sì, arriva. È un calcolo prudenziale. Mi fate parlare, poi allora, parlo. Lei dice, è troppo poco, adesso riusciamo il conto. 70.000, per 1.000 fa 70 milioni. Prendete una bella se sono 10.000, sono 700 milioni. Se sono 30.000, diciamo, come più ragionevole, sono almeno un paio di miliardi. Esatto. Ed è una casa perché di donna, fa i calcoli, fa sul no, ma giro da fare, il numero di prostituzione stimato. Ah, beh, allora... che vi se poi dire? Il giro da fare era 25 miliardi, 160 milioni di gettito fiscale su 25 miliardi di giro d'affari è meglio di una multinazionale del web, dell'e-commerce. Quindi in ogni caso dice va bene, però a lei sembra una stima prudenziale, adesso la, più che prudenziale, la rivediamo. È sbagliata. Non è carina da parte sua insistere che sbaglia, dica no. Vabbè, magari c'è ma prudenziale. Però, però diciamo il principio va bene o no? No, io penso questo e lo dico da cattolico, non si può essere ipocriti, purtroppo, che piaccia o no, indipendentemente dal nostro giudizio morale, c'è una parte di società che uno può stigmatizzare quanto vuole, può condannare quanto vuole, può fissare anche norme per far sì che questo modo di stigmatizzare quella parte di società venga messo in evidenza, ma che la prostituzione non solo la sfrutta, ma in alcuni casi la promuove. La promuove. Diamine. Ora, io penso, così come accade in altri paesi, cioè, io da questo punto di vista, questa proposta di legge, non dico che sia, io non l'ho letta, però far emergere questa condizione e provare a far sì che questo tipo di attività venga svolta in luoghi igienici, diciamo, e controllati, e in contesti in cui lo Stato può esercitare il proprio controllo, io penso che sia meglio che vedere queste povere ragazze sfruttate e per strada. Dopodiché so quello che mi dirà. Adesso lo direbbe. Lasciatemelo dire allora. Lo dica. Allora, io dico anche che se fossero anche solo un milione di euro e non 161, la decisione di uno Stato di fare questa roba qui, di essere il patrocinatore, di essere quello, è il pappone tutto sommato, è lui che prende i soldi, come no? No, ma i papponi ci sono. Sì, ci sono tanti altri che va a prendere questi soldi. I papponi sono per strada. Lasciatemi finire. Quindi, per me, è il principio che è sbagliato, perché lì ci sono delle donne che vengono e sono sempre le vittime. E queste donne sono vittime anche se vogliono, sono lì a pagamento. Non si può trattare una donna così. Ma qui non c'è mica una ragazza con noi maschiacci. Almeno mi ha vista? Sì, però ci sarà. No, se vuole. No. Vengo, aspetta, mi chiedo qua. Così facciamo finta che c'è un ospite femminile. Facciamo così, andiamo in pubblicità da qui. Io nel frattempo spiego a Sigalini che sono una donna. Pubblicità. Ecco, grazie. Oggi facciamo un gioco, proviamo a tracciare l'identikit del perfetto evasore. Io lo so, signora, che dietro quell'aria per bene si nasconde in realtà un evasore fiscale, lo ammetta. Questo non lo ammetterei mai. L'evasione fiscale in Italia è ormai una voragine da oltre 100 miliardi di euro l'anno. Vuol dire che tutti, almeno una volta nella vita, hanno evaso le tasse, anche chi fa fatica ad ammetterlo. Lei è un evasore fiscale, si vede. Assolutamente. Non può negarlo, si vede. Mi spiace, ma pago tutto fino all'ultimo centesimo. Ma non mi dica che nella sua vita una tassina dimenticata. No. Una babysitter pagata in nero. Beh, quello sì, ce l'avevo. Vede che se scavo. Una donna delle pulizie in nero. E per sciogliere anche le lingue più riservate abbiamo camuffato i nostri testimoni per garantire l'anonimato assoluto.
Lei, signora, cosa mi confessa? Dentista. Era già troppo a 180 senza ricevuta. Con la ricevuta arrivavo a 250. Pezzo di IMU. Così è travestita. Ok. E non la riconosce più nessuno. Ah, va bene, allora da questo momento in poi non pagherò più niente. Mi vergogno. È l'unica che paga tutte le tasse. Tutte, porca miseria, tutte. Mio marito, guai. Io chiedo sempre ricevute perché io ho un'azienda e io comunque le tasse le pago. Lei ha un'azienda? Allora è l'evasore tipo perfetto. Non sono l'evasore tipo perfetto, guarda, ti sto sbagliando. Chi è che evade? Quando andiamo da un medico e non chiediamo la fattura. Evasori passivi. Noi siamo evasori passivi e arricchiamo gli altri nella nostra evasione passiva, che forse è peggio. Io le tasse non le pago. Ecco, evasore totale. Io le faccio conoscere un evasore che viene a trovarci adesso e per dare soddisfazione a Sigalini che richiedeva la presenza femminile in studio avendo ignorato la mia ripresenza, facciamo entrare per favore Annalisa Fico, ricercatrice del CNR di Napoli, ben trovata. Ben arrivata. Allora, perché io ho voluto che Annalisa Fico fosse qua oggi? Perché lei, insieme ad altri 12 ricercatori, quindi diciamo che rappresenta non solo se stessa, ad un certo punto ha avuto la mala sorte di un'avventura con il fisco. Cominciamo dal principio. Sì. Lei è andata a lavorare fuori dall'Italia come ricercatrice, giusto? Sì. Dove lavorava? Ho lavorato a Marsiglia in Francia per quasi 5 anni. Mm. E poi decide però di tornare in Italia. Sì. E che succede? L'Italia, per darle il benvenuto, anzi il bentornato. No, il bentornato non era stato male, diciamo. Era andato abbastanza bene. Sì, sono rientrata in Italia nel 2012, quindi dopo essere stata 5 anni in Francia, aver acquisito competenze che poi sono state ritenute interessanti perché innovative nel campo in Italia, quindi mi si era prospettata questa possibilità di tornare nel mio paese. E mi avevano detto anche che avrei potuto sicuramente usufruire di agevolazioni fiscali che erano state considerate dalla legge, dal decreto legge 78-2010 del rientro dei cervelli. E io ne ho usufruito. E ho cominciato quindi a lavorare, ero anche molto, molto felice insomma, di poter mettere su queste cose che avevo imparato all'estero a casa mia. Bene. Sì. E dopo un po' però arriva l'Agenzia delle Entrate. Sì. E cosa le fa sapere? Allora, quindi nel 2000... Ascolti bene perché poi le chiedo una mano. Sono cose che conosco benissimo. Perché no, mi fa piacere sentirle, però voglio dire, sappiamo in che paese viviamo. Ecco. Sì, succede quello che succede è che nel fine 2018, quindi circa 6 anni dopo che ero rientrata, appunto ricevo una convocazione da parte delle Agenzie delle Entrate che mi chiede di andare presso i loro uffici e portare tutta la documentazione originale che io avevo allegato alla mia richiesta di agevolazione fiscale di cui avevo già usufruito, documenti che essenzialmente dimostrano la mia residenza non occasionale all'estero e anche un'attività di ricerca che fosse di almeno 2 anni continuativi. Lei aveva questi documenti? Io ho portato tutti i documenti originali, anzi proprio nel far luce della mia situazione me ne sono stati chiesti altri che fortunatamente avevo gelosamente conservato e che io ho presentato. Comunque, anche se documentalmente ho dimostrato di essere appunto un cervello in fuga, poi dopo ho ricevuto una cartella esattoriale. E perché? Allora, cioè, che cosa vogliono da lei? Sì, questo l'ho scoperto solo lì, che quello che è successo è che nel frattempo era venuta fuori nel 2017 una circolare interpretativa che faceva requisito necessario per usufruire dell'agevolazione di cui parlavo l'iscrizione all'anagrafe italiani residenti all'estero. Requisito che ci tengo a dire che nel 2012, quando io ho fatto domanda e ho usufruito dell'agevolazione, non era richiesto, ma la circolare... Ahimè, a valore retrattivo. Cioè, la circolare a valore retrattivo, scusate, a me sembra un barbatrucco proprio, cioè una roba folle. Siccome conosco bene quella legge perché sono tra i firmatari, quella fu una legge... Quella retroattiva? Quella legge del 2010 fu voluta fortemente da Enrico Letta, allora deputato, di opposizione, con
Alessia Mosca, Guglielmo Vaccaro. Quella per il rientro dei cervelli in fuga. Fu voluta fortemente da noi, eravamo all'opposizione, fu approvata. È stata una legge che ha consentito a molti ragazzi, molti ricercatori di tornare in Italia e di reinserirsi. Ed è il caso della nostra ospite. Poi però succede che l'agenzia dice noi abbiamo fatto una legge dopo che e gentilmente... La norma, siccome ha funzionato, negli anni successivi sono stati un po' più restrittivi perché hanno chiesto a chi rientrava la dimostrazione della residenza all'estero attraverso l'iscrizione all'AIRE. Non tutti i ricercatori ce l'avevano e io penso sia una follia che l'Agenzia delle Entrate sia andata retroattivamente a verificare. Però è esattamente quello che ci sta raccontando lei e solo rappresenta un certo numero di ricercatori. Qui, non so quanti ricercatori abbia, diciamo, quanti tra voi abbiano subito questo tipo di controllo, è una follia. E vi scambiate i numeri di telefono, certo, cioè, no, e proviamo a capire come l'agenzia fare. Dell'entrata, se hanno bisogno di una norma interpretativa la facciamo, ma è una grande sciocchezza chiedere ad una persona quanti di entrare 8 anni chiesto? Fa. Quanti soldi vi hanno chiesto? Cioè lei ha un'idea anche tra i suoi colleghi? Sì, allora non, appunto, non parlo del mio caso personale perché sono in rappresentanza di un gruppo e ci sono cartelle settoriali che superano i 40.000 euro perché in alcuni casi sono state applicate le sanzioni. A parte che questo è un altro aspetto veramente di difficile comprensione per noi, perlomeno, e di come sia stata poi applicata la circolare dall'Agenzia delle Entrate in maniera assolutamente non omogenea sul territorio nazionale. Io non ho avuto le sanzioni, altri hanno avuto le sanzioni. Beh, meraviglioso. In alcune regioni non sono state emanate le cartelle esattoriali, in altre sono chiedo state... Chiedo ai politici che ho in studio, Vice Ministro, chiedo a lei, poi voglio sentire anche Boccia su questo, ma diciamo, quando l'Agenzia delle Entrate ha questo tipo di iniziative, no? Cioè, c'è qualcuno che può dire toc toc, scusate, ci fate capire che succede? Certo. Sì, certo, non è facilissimo perché tante iniziative, non dico che siano autoreferenziali, ma quasi. E anche poi andare a dimostrare il contrario, anche perché poi si innesca un meccanismo perverso, perché poi il funzionario che ha emesso un certo provvedimento deve praticamente riconoscere che in qualche modo quel provvedimento invece deve essere ripreso, anche se giustificato e tutto. Quindi è ovvio che la cosa si complica notevolmente. E in più c'è questa questione che mi pare che rientri nei diritti mondiali, tra virgolette, del cittadino contribuente, quello che comunque qualunque principio non può mai avere un'applicazione retroattiva. Quella dovrebbe tagliare a testa al toro in ogni situazione, mentre spesso non è così. Chi avete scritto all'Agenzia delle Entrate? Dopo allora, noi con andati... l'Agenzia delle Entrate, ognuno di noi in maniera ovviamente singola, abbiamo avuto, siamo stati appunto ricevuti, nel mio caso, come le dicevo, ho portato dei documenti, ma alla fine sono state prese le decisioni e le cartelle sono partite, in alcuni casi sì, in altri no. Poi a un certo punto siamo venuti in contatto tra di noi ricercatori, siamo tanti, però un gruppo di noi, 12 più 13, abbiamo deciso di sottoporre la questione all'attenzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, essendo appunto ricercatori. Avete avuto risposte al momento? Sì, abbiamo avuto risposta e vogliamo essere ottimisti perché ci hanno detto che stanno analizzando la cosa, hanno chiesto di incontrarci, noi speriamo di incontrarci per ascoltare una soluzione. Nel frattempo lei ha preparato la borsa? No, non lo so. Perché francamente mi scatta un po' così. Deve restare qui e il Ministero dell'Economia soprattutto deve chiedere all'Agenzia delle Entrate un'interpretazione autentica di questa cosa e se finiscono, come diceva Galli, in un rimpallo di responsabilità, è evidente il Ministro deve... firmare una bella circolare in cui dice non può essere retroattivo, almeno si interpreta, no? Così, certo. A partire da domani sarà come dite voi, ma non può essere retroattivo. Io vi posso chiedere l'impegno di occuparvene? Vabbè, sicuramente no, senz'altro. E noi facciamo il tifo insieme a Sigalini. Sì. Bene, Alessio, c'è posta per il Vice Ministro. L'ANCI, Associazione Nazionale Costruttori Edili, l'Italia non può più aspettare, mi aspetto misure concrete, innovative, rapide, un cambiamento radicale, dopo tavoli troppo allargati con i vice premier che non hanno portato a nulla, il leader dei costruttori intervistato dall'ANSA dice abbiamo fatto proposte, ora mi aspetto fiducioso di cominciare domani un percorso concreto e veloce, il prossimo passo sarà la mobilitazione generale con il metodo dei nastri gialli. Nastri gialli, Vice Ministro. Dobbiamo differenziarci dagli altri, nel senso. No, comunque rispondiamo che nell'immediato alcune cose sono state fatte, per cui per esempio
i 400 milioni dati ai comuni sotto i 20.000 nella manovra finanziaria, 20.000 abitanti, o i 250 dati alla provincia, sono tutti per lavori immediatamente cantierabili, quindi comunque un minimo di evidentemente loro di boccate che sia troppo poco. C'è la questione della rivisitazione del codice degli appalti, che è un problema importante su cui tutti in qualche modo stiamo lavorando, perché se da una parte nessuno, per dire, visto che stavamo parlando di cose di questo tipo, vuole allargare le maglie in maniera che possano poi passare cose che non devono passare, però è anche vero che mettere in croce quelli che fanno un lavoro normale in maniera assolutamente legittima è altrettanto sbagliato. Poi c'è la questione delle grandi e medie opere, di cui vabbè, magari una in particolare ha avuto la ribalta, sì, diciamo, però in realtà mesi, ce ne però sono altri 25-30, le stime non sono, però parliamo di almeno qualche decina di miliardi di opere, quei 300 cantieri famosi fermi non da 6 mesi ma alcuni da anni, su cui anche Salvini si è espresso pochi giorni fa, proprio si cerca in qualche modo di intervenire. Ma quindi non hanno capito bene loro, perché lei sta dicendo loro cose che non è che sono segrete, allora, sono cose che loro andate ripetendo sono da giorni. Un'associazione loro di categoria dire e giustamente fanno il loro mestiere e portano avanti le loro istanze. Nastri gialli. Noi diciamo quello che stiamo facendo, ovviamente lo facciamo nell'interesse del Paese, non è che lo facciamo Sigalini, per le voglio lasciare la possibilità di fare un appello, perché so che lei sta ancora pensando al servizio di prima. Ah sì, anche quello, sì. Ecco. Però mi interessava la, ho detto che facciamo il tifo per il suo. E quello l'abbiamo messo agli io non posso atti, fare poi nient'altro. Io la tengo informata. Tifo vediamo e preghiere, se volete, ma voi non ci credete. Sì, i nostri ospiti hanno mantenuto la promessa di applicarsi su questa cosa. Dica allora. No, volevo sapere, vuole fare questo appello rispetto al fatto di aprire o non aprire le case chiuse in Italia? L'appello mio è che i soldi non vanno assolutamente presi lì, perché prendendoli lì noi condanniamo ancora una volta le donne ad essere schiave dell'uomo, perché le case chiuse sono fatte da tutti stupri, sono tutti stupri, anche se uno è consenziente, ma se uno paga è uno stupro. Grazie a tutti gli ospiti, grazie a Monsignor Sigalini, ad Annalisa Fico, alla quale faccio il mio personale in bocca al lupo, quello della redazione per lei e per gli altri 12. Noi continuiamo a seguirvi, io poi tanto i numeri ce li ho, li chiamo e loro vediamo se ci aiutano a trovare una soluzione. Grazie. Grazie anche al pubblico, ci vediamo domani. Adesso My Way, Autostrade per l'Italia.